Benissimo, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io sono felicissima di essere di nuovo qui dopo l'anno appena trascorso insieme. Così? Prova? Si sente? Sì. Siamo qui per questa settimana di un seminario che abbiamo pensato insieme a Retina Bellizzi, Cardo delle Donne, che modereranno altre sessioni nei prossimi giorni. Ci tengo prima di tutto a ringraziare Fiorinda, Massimiliano Wolfgang e l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per la disponibilità mostrata già a partire dall'idea iniziale di questo seminario lo scorso anno. Più lontano, così? Sì. Nell'ambito della nostra borsa di ricerca come borsisti qui presso l'istituto, quando appunto abbiamo iniziato a ragionare e a pensare questo tipo di laboratorio, destinato prevalentemente e primariamente ai borsisti di ricerca e di formazione, quindi suddiviso in sessioni e sezioni che riuscissero a dare anche un'idea generale del tema di cui vogliamo trattare, e abbiamo scelto di poter fare una riflessione collettiva, prima di tutto, ovviamente, sul simposio di Platone e soprattutto sulla ricezione filosofica e letteraria del simposio di Platone a partire dall'antichità classica, quindi agli anni immediatamente successivi alla morte di Platone. Parliamo del 347 più o meno, Platone muore in quella data lì, quindi siamo nel IV secolo a.C., fino a Hölderlin. Quindi provare a trattare, chiaramente non in maniera del tutto esaustiva, però provando a rintracciare alcuni momenti, provare a seguire le tracce della storia del simposio sulla base delle testimonianze antiche e di epoca moderna. Il dialogo che abbiamo scelto è un dialogo estremamente studiato, estremamente conosciuto, studiato in diversi ambiti, l'ambito più prettamente filosofico, ambito letterario, ma non solo, ed è un dialogo che si presta moltissimo ad essere, come dire, prismatico. Il simposio è un grande banchetto di logoi, di discorsi primariamente, è un grande banchetto di riflessioni filosofiche su Eros, con la teoria delle idee, probabilmente ne discuteremo, è un grande paradigma della scrittura filosofica di Platone, la grande qualità di Platone di riuscire a rintrecciare insieme tanto il paradigma filosofico, tanto il paradigma letterario. Del simposio, appunto, si è studiato moltissimo, penso a studi, come dire, che tutti quanti conosciamo: Friedländer, Schleiermacher, Geiser, Martha Nussbaum, Gabriele Giannantoni, che ci piace ricordare moltissimo, Geiser, appunto, che ci piace ricordare proprio qui all'Istituto, al centro della riflessione sugli agrafadogmata per la scuola di Tubinga, e poi al centro del rapporto fra il teatro, la prassi drammatica e il dialogo di Platone. Per studi più recenti, penso a Michael Erler, penso a Dixon Clay, e quindi studiato da tanti punti di vista, da tante prospettive diverse. In questo mare magnum di studi, la ricezione del simposio non è stata indagata con la stessa intensità con cui si è indagato altri temi all'interno del dialogo. In generale, la ricezione di Platone, la ricezione dei testi antichi è stata indagata solo parzialmente. Ci piacerebbe quindi provare ad affrontare questo tema, provare ad affrontarlo con voci veramente importanti della filosofia antica italiana in questo momento, e provare ad affrontarlo, questo lo dico anche per un'esperienza personale, attraverso il dibattito all'interno di questa stanza. I seminari sono molto importanti, i seminari, specialmente appunto quelli di cui abbiamo avuto anche esperienza, sono molto importanti perché si riesce anche a arrivare a una riflessione collettiva e a dare spunti di riflessione e stimoli del tutto nuovi.
Per questo io sono qui per presentarvi il nostro primo ospite, il professor Centrone. Prima di presentarlo, una comunicazione da parte di Fiorinda, una lezione di Vittorio Oesle di domani mattina. Vittorio Oesle dell'Università di Notre Dame, lettura Dantis, il canto 13 del Paradiso, epistemologia e geometria, domani 7 febbraio alle 10, qui penso, sì, qui comunque c'è la locandina. Siete tutti invitati ovviamente a partecipare. Il nostro primo ospite con cui inizieremo questo percorso all'interno del simposio è un ospite che ci parlerà, professor Centrone, ci farà una lettura del simposio divisa su tre grandi tematiche. Oggi parleremo della struttura drammatica, domani dell'Eros e il Bello e nell'ultima giornata, mercoledì 8 pomeriggio, con questo titolo veramente accattivante, cosa c'è di buono nei discorsi dei partecipanti a parte quello di Socrate e Diotima, proveremo con il professor Centrone a rintracciare i filoni portanti che Platone inserisce all'interno del simposio, per poi arrivare alle prossime giornate, a giovedì e a venerdì, con un testo ben compreso, letto nella maniera più ampia possibile, a parlare della ricezione vera e propria. Vi presento quindi il professor Centrone, non vado avanti. Professor Centrone è professore ordinario di storia della filosofia antica presso l'Università di Pisa, si è formato all'Università della Sapienza di Roma, dove si è appunto a dottorato, trascorrendo periodi all'Università di Tübingen e di Würzburg, stato ricercatore del CNR, poi presidente del dottorato in discipline filosofiche presso l'Università di Pisa. È autore di numerosissimi contributi, fra i suoi studi ricordo quelli sul pitagorismo, l'introduzione ai pitagorici del 1996, su cui fra l'altro so che si sta prodigando per riaggiornarla, i dialoghi di Platone, il Teage, il Carmi della Chete e l'Iside presso Rizzoli, quindi presso Milano nel 97, ancora Platone, il Sofista e ancora Platone, il nostro simposio, che è questo qua per Einaudi, con commento e traduzione di Matteo Nucci. Mi piace ricordare l'ultimo testo del professor Centrone del 2021, la seconda polis, introduzione alle leggi di Platone, su cui il professor Centrone ha anche fatto un seminario presso l'istituto un paio d'anni fa, se non ricordo, nel 2020. È quindi un ospite direi assiduo ed è sicuramente la voce migliore per iniziare a fare questo viaggio all'interno del simposio e io la ringrazio. Grazie a lei Marianna. E ringrazio naturalmente anch'io, sono sempre molto contento di essere all'istituto, ringrazio gli amici Fiorinda Livigni, Massimiliano Biscuso e accennava la dottoressa Nardi che appunto sarà un breve ciclo di lezioni, si sente bene? Sì. Quindi primo l'intervento di oggi riguarda la struttura drammatica del simposio, quindi come Platone costruisce questo dialogo da un punto di vista letterario, quale importanza hanno gli aspetti stilistici, gli aspetti drammatici con i contenuti che Platone vuole trasmettere costruendo il dialogo in un certo modo. Mentre appunto domani toccheremo temi più squisitamente filosofici di contenuto, quindi l'eros e il bello, principalmente nel discorso di Diotima, cercando anche di collocarli nel contesto dei dialoghi di Platone e ponendo attenzione anche al rapporto di questa concezione dell'eros e del bello con i dialoghi presumibilmente precedenti di Platone, in particolare l'Iside sulla filia, in prima approssimazione amicizia, che è appunto un dialogo che presumibilmente precede il simposio da un punto di vista cronologico, e questo appunto per delineare non tanto una presunta evoluzione spirituale di Platone in cui io non credo tantissimo, ma piuttosto per mettere in luce la funzione che nel corpus platonico in generale hanno i dialoghi cosiddetti prolettici, quindi dialoghi che anticipano certi temi che poi troveranno soluzione in altri dialoghi o talvolta nello stesso dialogo. A questo poi si lega il contenuto del terzo incontro
cioè quali tesi dei partecipanti al simposio siano condivisibili nell'ottica di Platone e in che misura, e perché Platone, se ciò è vero, mette in bocca a altri personaggi tesi che lui può condividere e che cosa invece non va in queste tesi. In questo modo vorrei provare a restituire un'immagine del dialogo nella sua totalità, anche se appunto è chiaro che quel carattere prismatico a cui faceva cenno Marianna Nardi prima non consente poi di concentrare in poche lezioni tutta la complessità del dialogo. Quindi ovviamente il quadro che ne risulterà è soltanto parziale, però ripeto, ecco, sono tre momenti che in qualche modo tutti sommati insieme cercano di dare un quadro d'insieme: struttura drammatica, contenuti filosofici, contenuti dei discorsi degli altri partecipanti, diversi da Socrate e Diotima, che appunto si presume esprima l'opinione autentica di Platone. Allora, venendo appunto al tema di oggi, la struttura drammatica, come tutti sapete, è una tra le più complicate, tra le più intricate dei dialoghi platonici. La differenza di fondo, come è noto, passa per quello che riguarda gli aspetti di costruzione drammatica tra dialoghi narrati, dialoghi recitati. Si è molto discusso sulle finalità di queste due differenti tipologie nell'opera di Platone. Dal punto di vista strettamente formale, il simposio è un dialogo recitato, perché è il racconto fatto da Apollodoro a un suo compagno e ad altre persone presenti del resoconto, quindi è un racconto di un racconto, del resoconto che lo stesso Apollodoro aveva fatto a Glaucone due giorni prima, in seguito a una richiesta di questo Glaucone, del racconto che a sua volta Aristodemo aveva fatto a proposito dell'incontro tra il poeta Agatone e i partecipanti del simposio, che appunto si svolge nella casa dello stesso Agatone in occasione della sua vittoria all'Agone Tragico nel 416 in occasione delle Enee. E di conseguenza la forma recitata del dialogo viene abbandonata praticamente subito, cioè dopo due pagine dell'edizione Stephanus, che sono uno scambio iniziale tra Apollodoro e questo ignoto compagno, questo ignoto Etairos, abbiamo come una serie di cornici concentriche, potremmo dire, dalla pagina 174a in poi fino alla fine. Il simposio di fatto diventa un dialogo narrato, cioè Apollodoro che racconta il racconto di Aristodemo. Ovviamente la domanda di partenza, e questa è una domanda che ha una risposta direi abbastanza piana e facile, è qual è la funzione di questo accorgimento? Beh, insomma, la risposta più semplice è che si tratti di offrire allo stesso tempo garanzie e cautele, quindi garanzie date di autenticità del contenuto, date da una serie di dettagli, di notazioni che rassicurano sulla affidabilità di quello che viene detto, ma anche, ecco, peraltro, di mettere in guardia proprio circa il livello di storicità effettiva dei fatti, in particolare per quello che riguarda la figura storica di Socrate. Il punto fondamentale è che neanche il narratore ha presenziato all'incontro che viene raccontato, anche se poi appunto Apollodoro dice di avere verificato, parlando con lo stesso Socrate, che il racconto di Aristodemo era veritiero. Quindi garanzie di autenticità, ma allo stesso tempo questa struttura di cornici concentriche fa sì che il racconto si perda nella notte dei tempi, anche se poi non sono tantissimi gli anni che sono trascorsi dal simposio, che ha luogo nel 416, e la data dell'incontro iniziale, che deve avere luogo qualche anno dopo il 407, perché in questa data si colloca la partenza di Agatone di Atene, appunto Agatone che Apollodoro dice mancare da Atene da diversi anni. Una struttura analoga dal punto di vista dialogico si trova come è noto nel Parmenide, la cornice del Parmenide.
Quindi la spiegazione più semplice, direi, ma anche probabilmente più vera, è che quello che ci viene presentato non deve essere considerato totalmente attendibile, non deve essere preso alla lettera il contenuto dei discorsi, quindi la struttura è quella di una fiction che però appunto ripetutamente si dichiara essere vera. Questo pone probabilmente il lettore in una condizione che deve contemperare, insomma, fiducia da un lato in quello che viene detto, ma anche un certo distacco critico. Poi però vorrei notare proprio in questa struttura iniziale qualche particolare forse meno evidente, anche più discutibile. Intanto per quello che riguarda il primo scambio iniziale, dove vanno dotate a mio avviso due cose. Intanto appunto la ubicazione, il dialogo tra Apollodoro e Glaucone si svolge su una strada che va dal Falero dove abita Apollodoro alla rocca, all'Astu, quindi all'Acropoli, quindi è un movimento opposto a quello che caratterizza invece la Repubblica, dove come noto inizialmente Socrate discende verso il Pireo, Cateben Ctes, discesi ieri al Pireo. Sono le prime parole della Repubblica, inizio che appunto quando ci dicono le fonti antiche Platone riscrisse più volte, e secondo interpretazioni generalmente condivise questo sta a indicare una discesa al Pireo, al porto di Atene, luogo dei commerci, una discesa che in qualche maniera anticipa, simboleggia la discesa che poi verrà descritta del filosofo nella caverna. Nel simposio invece questa salita verso la rocca potrebbe essere letta come un'anticipazione dell'ascesa che si svolgerà successivamente verso l'idea del bello. La seconda cosa che vorrei notare è la fisionomia di questo ignoto interlocutore di Apollodoro. Apollodoro gli si rivolge accomunandolo a persone ricche, a persone dedite agli affari, il termine greco è crematistikoi, quindi persone che si occupano di cremata, di averi. Ricordo che la terza classe della Repubblica, quella appunto dei produttori, artigiani, commercianti, ecco il termine che in qualche modo unifica questi produttori di ricchezza è appunto quello di crematisti, ed è abbastanza sorprendente il tono di un certo tono di disprezzo che Apollodoro usa con l'interlocutore gli chiede di raccontare l'incontro e lui replica dicendo che lui stesso prova molto piacere di letto quando sente discorsi di filosofia e invece si irrita quando sente i discorsi degli uomini come lui, come l'interlocutore, cioè questi ricchi dediti agli affari, e in qualche modo li commisera. E questa direi che è una reazione un po' inaspettata, perché questo povero Etairos semplicemente gli aveva chiesto di raccontare, è una reazione un po' direi sgarbata, quasi iraconda. Ma appunto questo è analogo all'atteggiamento che Apollodoro ha con l'interlocutore a cui aveva fatto il racconto di Aristodemo. Appunto dice che prima di incontrare Socrate era un disgraziato, come appunto Glaucone stesso, che tutto fa meno che filosofare. E allora forse ecco, da queste reazioni si potrebbe avanzare l'ipotesi che Apollodoro rappresenti il tipo d'uomo in cui predomina la parte animosa, la parte irascibile dell'anima secondo Platone, cioè lo thumo eides, e questo non è infrequente nei dialoghi perché anche altri personaggi vanno in questa direzione, per esempio l'Achete nell'omonimo dialogo sul coraggio, ma soprattutto appunto il Glaucone, questa volta il Glaucone della Repubblica, cioè il fratello di Platone, quindi soggetti che in qualche misura sono in una posizione intermedia tra il crematista della terza classe, l'uomo dedito al commercio e agli affari, l'uomo e all'accumulo di ricchezze, e il filosofo, quindi la prima classe della polis.
In questo senso sarebbe anche interessante approfondire le connessioni che potrebbero individuarsi tra l'eros, tema del dialogo, e la parte irascibile dell'anima. Per questo rimando a un contributo interessante di Matteo Nucci proprio del 2001. E l'altro aspetto per cui appunto il narratore principale, Apollo d'Oro, si eleva rispetto al tipo d'uomo più basso, di minor conto, insomma, è appunto la sua caratterizzazione in termini di un filecos, cioè qualcuno che ama i discorsi, uno che si diletta di ascoltare discorsi filosofici. Un altro personaggio caratterizzato in questo modo è Fedro, appunto, che è uno dei partecipanti al simposio, ma come sapete appunto è anche il protagonista dell'omonimo dialogo. Fedro è caratterizzato proprio in questo modo. Giovanni Ferrari appunto lo aveva battezzato un impresario dei discorsi, cioè è qualcuno che ha il grande merito di suscitare con la sua curiosità i discorsi di Socrate nel Fedro e la stessa conversazione del simposio, perché appunto è proprio dietro suggerimento di Fedro che l'eros viene scelto come tema dei discorsi. Quindi insomma, mi sembra significativa la fisionomia di chi conduce il racconto, così come insomma, è importante la caratteristica principale del vero narratore che ha assistito all'incontro, cioè Aristodemo. Il quale Aristodemo certamente non viene presentato come un personaggio di grande spessore, di grande livello, però è definito un innamorato di Socrate, un erastes di Socrate. E Lidia Palumbo ha molto insistito sull'importanza del fatto che siano in alcuni casi proprio degli erastai, degli innamorati di Socrate, a raccontare quello che Socrate aveva detto. E Aristodemo è uno tra i più zelanti di questi. E alcune caratteristiche, per esempio quella di girare scalzo, che lo accomunano a Socrate come ad Eros, che sappiamo appunto che è Eros. E Aristodemo si autoqualifica come faulos, cioè come una persona da nulla, una persona di poco conto, quindi è quantomeno insomma consapevole dei suoi limiti. Questa naturalmente agli occhi di Socrate e Platone deve essere una sua dote. E per di più appunto ci si può aspettare che un soggetto intellettualmente mediocre, facciamo il caso di Senofonte, che appunto spesso è molto valutato come testimone su Socrate proprio per diciamo, la sua mediocrità filosofica, perché appunto una persona non intellettualmente particolarmente dotata è presumibilmente una fonte fedele che riporta l'accaduto nei giusti termini senza sovrapporre sue interpretazioni personali. Quindi questo potrebbe offrire un'ulteriore garanzia della veridicità del racconto. Come noto, il simposio si struttura in una successione dei discorsi dei partecipanti, quindi la forma che la fa da padrone è quella del discorso lungo, del macros logos. Questa, come sapete, non è la modalità più consueta nei dialoghi di Platone. Solitamente si mette in evidenza l'opposizione tra il macros logos, il discorso lungo, che è tipico anche se non solo dei sofisti, che è un discorso in cui non si è immediatamente chiamati a rendere conto delle proprie tesi, quindi in cui quello che si dice poi appunto può, diremmo, passare in cavalleria senza subire un elenco su una confutazione immediata. E dall'altra invece il cosiddetto catabra qui dialegestai, il discutere per brevi domande e risposte tipiche del dialogo socratico, dove appunto invece ognuno è chiamato via via a rendere conto di quello che dice puntualmente e inesorabilmente. E tuttavia Platone nei suoi dialoghi ricorre spesso alla modalità del discorso lungo.
Forse l'esempio più classico, l'esempio più fortunato è costituito dai due discorsi del Fedro che seguono appunto il discorso iniziale di Lisia e lo superano, dove poi il secondo discorso migliora ulteriormente il primo discorso di Socrate andando molto oltre, ma ci sono tanti casi nei dialoghi di Platone di discorsi molto lunghi o relativamente lunghi, per esempio nel Fedone, nelle leggi, e quindi discorsi che sono comunque possibili veicoli di verità filosofica pur essendo discorsi ininterrotti, per non parlare poi naturalmente del grande logos del Timeo. E anche qui, insomma, le analisi di Platone da un punto di vista letterario e drammatico hanno sempre più messo in luce che l'intento di Platone è quello di superare, come dire, i sofisti e i retori sul loro stesso terreno, quindi mostrare la propria superiorità anche in questa modalità del logos. E tuttavia il discorso di Socrate di Otima, che è quello naturalmente su cui poi si incentra inevitabilmente la maggiore attenzione, e continua a mantenere al suo interno queste due modalità filosofiche tipiche del Socrate platonico, o se volete di Platone scrittore filosofico, perché la prima parte dell'intervento di Diotima è un'interrogazione condotta su Socrate e la seconda invece è appunto un lungo discorso che non a caso si dice svolto nello stile dei perfetti sofisti, ed è un punto che vedremo meglio tra poco. Allora, prima domanda è: la successione dei discorsi nel simposio è casuale o è governata da un criterio preciso? Ecco, spesso si è sostenuto che si tratta di un crescendo in cui ogni discorso supera il precedente, in modo tale che alla fine appare evidente che il discorso di Socrate e di Otima ha superato tutti gli altri. E in effetti poi ogni discorso sembra criticare e migliorare il discorso o i discorsi precedenti. E questa sicuramente è una prospettiva accettabile, in gran parte vera, anche se penso che sarebbe troppo meccanico istituire una classifica tout court dei discorsi in base al loro ordine di successione. E rimane sempre questa impressione di un crescendo, anche se appunto non è un crescendo totalmente lineare, con qualche riserva, questo è un punto che vedremo meglio nella terza relazione. È un crescendo che appunto ha lo scopo di preparare il campo alla rivelazione di Otima. Questa impressione è rafforzata, direi, dal fatto che i due discorsi estremi, cioè quello di Fedro e quello di Diotima, sono un po' gli antipodi, cioè il discorso iniziale è quello probabilmente più ingenuo, quello probabilmente più contraddittorio anche al suo interno, e invece il discorso di Diotima è il vertice filosofico e letterario del simposio. Ma questa impressione che la successione dei discorsi sia studiata da Platone è suggerita anche da un altro celebre episodio, cioè quello del singhiozzo di Aristofane. No, Aristofane, dopo Pausania, appunto, toccherebbe a Aristofane, ma appunto a causa di un fastidioso singhiozzo che viene attribuito all'eccesso di cibo, deve cedere la parola a Erissimaco, e questo appunto causa un'inversione nell'ordine previsto. E questo è un accorgimento drammatico che è difficile ritenere casuale, ha dato adito a molte interpretazioni differenti, e direi la più banale è quella che Platone intenda mettere in cattiva luce proprio in relazione alla sua incontinenza, eccesso di cibo, la smodatezza di Aristofane, che sarebbe un bersaglio di Platone a causa della raffigurazione negativa che tutti ricorderete di Socrate che Aristofane aveva dato nelle nuvole rappresentate nel 423 avanti Cristo. Questo però appunto è quantomeno discutibile, perché
È tutt'altro che certo che Platone voglia mettere in cattiva luce Aristofane, fatto salvo naturalmente che anche il discorso di Aristofane viene criticato. Però non è facile ricostruire l'atteggiamento di Platone nei confronti del grande commediografo, che in fondo era un conservatore di provenienza aristocratica. L'humus sociale è lo stesso di Platone. Appunto, Nietzsche parlava di un amore segreto di Platone per Aristofane. Ricordo appunto che, anzi ricordiamo dopo, allora quindi si tratta semplicemente di questo. L'effetto, se ci interroghiamo a partire dall'effetto più concreto, l'effetto riconoscibile di questa inversione, è quello di avvicinare i discorsi di Aristofane, che è un comico, di Agatone, che è il poeta tragico, e il discorso di Socrate di Otimma, il quale appunto nella discussione finale che avviene tra i tre sostiene l'identità di poeta comico e poeta tragico. È ben noto che il gruppo di reduci che continuano a discutere quando tutti se ne sono andati è appunto costituito da Aristofane, Agatone e Socrate. Quindi, invertendo l'ordine, Platone riesce a costituire questo gruppo, la cui costituzione poi diventa essenziale per comprendere e rispecchiare il tema di questa discussione che ha avuto luogo alla fine del simposio e di cui siamo informati, cioè neppure il narratore vi ha assistito fino in fondo, quindi siamo informati solo per sommi capi. Naturalmente l'obiezione che si potrebbe fare è: ma allora non avrebbe potuto Platone presentare direttamente quest'ordine? Che bisogno aveva di questo, di usare questo stratagemma? E personalmente la risposta che trovo più plausibile è che questo espediente drammatico richiami proprio l'attenzione sul fatto che ci sia stata un'inversione, e quindi a chiedersi i motivi di questa inversione. Accennavo prima al fatto che appunto l'antica aneddotica su Platone racconta che Platone compose tragedie in gioventù che poi bruciò dopo l'incontro con Socrate. Potremmo dire appunto, con formula nicciana, Socrate l'antitragico per eccellenza. E ancora appunto, secondo altri aneddoti, dopo la morte di Platone furono trovati sotto il suo cuscino, nel suo letto, i mimi di Sofrone, che sono appunto un genere che si pone come l'immediato antecedente della commedia, e le commedie appunto di Aristofane. Nelle leggi Platone a sua volta presenta la propria opera come la migliore tragedia, ma se poi dovessimo dire a quale genere letterario assomigliano di più i dialoghi di Platone, la risposta credo sarebbe la commedia. Quindi Platone rappresenta, potremmo dire, una sintesi di tragedia e di commedia. Platone supera la specializzazione dell'epoca, la specializzazione per cui ci sono poeti tragici, poeti comici, e alla fine del simposio si sostiene appunto che, cioè, quello che viene raccontato, come dicevo prima, non direttamente, ma a cui come riassunto delle conversazioni avute che neppure il narratore ha sentito di persona, si dice appunto che lo stesso poeta saprà comporre tragedie e commedie. Quindi questa sintesi di tragedia e di commedia che viene proposta alla fine del dialogo come la caratteristica della vera arte poetica, in via allusiva poi è anticipata anche nel discorso di Aristofane. Questo lo mise in luce per l'appunto Conrad Geiser, e mi sembra una osservazione molto acuta, cioè nel racconto di un comico come Aristofane c'è un motivo tragico, quello della Ubris, gli uomini originari che appunto sfidarono il cielo e quindi furono puniti agli dèi che li tagliarono a metà. Quindi l'ubris, la tracotanza di questi uomini, motivo e la pena, l'oftonos tonseon, la, diciamo, invidia degli dèi che
puniscono gli uomini, quindi motivo tragico in un poeta comico. E chiaramente appunto di nuovo questa presenza di motivi tragici nel discorso di un comico può essere considerata un'anticipazione allusiva proprio di questa sintesi e di tragedia e commedia che in fine di dialogo è presentata come la caratteristica della vera arte poetica. Ma soprattutto è importante questo motivo drammatico, cioè il fatto che la conversazione sia continuata soltanto in tre, sono soltanto tre coloro che sopravvivono al bere e al mangiare, al sonno e continuano la conversazione, cioè il poeta comico Aristofane, il poeta tragico Agatone e la loro sintesi, potremmo dire una sintesi in senso quasi hegeliano o forse meglio in senso olistico, perché ovviamente Socrate, cioè il poeta Platone, non è la somma semplicemente del poeta tragico e del poeta comico, ma l'opera di Platone è qualcosa che si situa a un livello superiore che può trovare forma ed essere declinato, come accennavo prima, sia come comicità sia come tragedia. E tutto questo può confermare l'idea di una progressione interna ai discorsi. E è appunto importante ribadire ancora una volta che se questa analisi è esatta, allora gli accorgimenti drammatici con cui Platone ha cercato di mettere in rilievo questa situazione, quindi il singhiozzo di Aristofane che causa l'inversione e il fatto che il seguito della conversazione che lo stesso Aristodemo aveva udito, si dice soltanto in parte, si svolge soltanto tra questi tre personaggi, i tre che appunto hanno resistito al sonno, al bere e al mangiare, fino a che a un certo momento anche Aristofane e Agatone crollano e rimane appunto soltanto Socrate. E tornando appunto alla successione dei discorsi come struttura portante del dialogo, ecco, questa situazione rimane invariata sino al momento dell'irruzione di Alcibiade, ma appunto anche nel discorso di Socrate e di Otima ci sono alcuni elementi drammatici e stilistici, quindi a prescindere dai contenuti filosofici su cui ci concentreremo domani, ecco, proviamo a mettere in rilievo anche questi elementi drammatici e stilistici. Allora ricordo che prima di iniziare il suo racconto vero e proprio, Socrate esita a parlare, chiede il permesso di fare alcune domande a Agatone e nei confronti di Agatone conduce una interrogazione molto serrata, appunto una interrogazione tipicamente socratica, in cui si stabilisce un punto fondamentale del dialogo, cioè la natura carente dell'amore, la endeia, dell'eros, dell'amore e dell'innamorato, l'indigenza di fondo dell'amante. E questo naturalmente tradotto sul versante filosofico significa la ignoranza come condizione necessaria della ricerca. Si può desiderare soltanto ciò di cui si è privi e quindi se Eros è desiderio di bellezza non può essere esso stesso bello, questo come sapete è uno dei punti caratterizzanti, come però non può neanche essere brutto. E così come appunto chi ricerca la sapienza non può essere né un sapiente né un ignorante che presume di sapere, ma si situa a metà, queste sono cose ben note. Quindi una prima interrogazione serrata, un elenchos condotto alla maniera tipica di Socrate. Ma anche poi il discorso lungo di Socrate che segue sarà un discorso un po' sui generis, cioè non è propriamente un lungo logos ininterrotto, o quantomeno appunto ha certe sue peculiarità. E appunto mediante questo accorgimento, questa unità stilistica costituita dai discorsi che vengono svolti sul tema dell'amore, che sono più o meno lunghi, ma comunque per loro natura proprio non sono soggetti evidentemente a una confutazione diretta, ecco, questa unità stilistica viene rotta e questo dà ancora maggiore risalto al discorso di Socrate,
sottolinea insomma, la profonda diversità tra il discorso di Socrate e quelli che li precede. Come noto però Socrate non fa un discorso suo sull'Eros, ma usa la maschera di Diotima, quindi anche a questo bisogna cercare di dare una risposta che in prima battuta non è particolarmente difficile. Platone nei dialoghi dice più volte che chi sa qualcosa, appunto, lo sa o per averlo appreso da solo o per averlo appreso da altri. E se lo ha appreso da altri deve anche sapere mostrare, indicare da chi lo ha appreso. Quindi qui è chiaro che un personaggio che ha istruito Socrate deve essere un personaggio autorevole, un personaggio le cui dottrine hanno il crisma dell'autorità, quindi un personaggio che è presentato come visibilmente superiore a Socrate. Socrate è come è noto, fa spesso professione di ignoranza, quindi è, insomma, si è sostenuto ed è abbastanza diffusa l'idea che questo stratagemma serva a Socrate per mantenere la sua caratterizzazione di ignorante, quindi quello che viene detto risale a Diotima. E tuttavia credo che se fosse semplicemente così sarebbe bastato a Socrate tenere un discorso lungo raccontando quello che aveva detto Diotima. Invece la cosa è molto più complicata. Allora, intanto sottolineerei che l'ignoranza di Socrate non è così, o perlomeno del Socrate platonico, non è un'ignoranza così assoluta come spesso si sostiene. Se andiamo a vedere bene i dialoghi di Platone, Socrate professa sempre un'ignoranza circostanziata, quindi relativamente a certi temi. E in alcuni casi addirittura dice di sapere con certezza determinate cose. Ecco, ci sono alcuni contributi di uno dei maggiori platonisti viventi, cioè Raphael Ferber, in cui Ferber ha opportunamente, a mio avviso, sottolineato questo punto. Ci sono molte tesi, almeno 6 o 7 tesi, su cui Socrate dichiara nei dialoghi di avere assoluta certezza, che non sono sottoposte a dubbio. E nello stesso simposio, questo è ben noto, insomma, dice per ben 2 volte, 177d e 198d, di intendersi di ta erotica, quindi di essere esperto in questioni di amore. Allora, intanto appunto va forse un po' ridimensionata questo tema dell'ignoranza di Socrate. Allora, questo discorso di Diotima, come noto, è un discorso iniziatico, si divide in 2 parti, no? Piccoli misteri e grandi misteri, ma la divisione interna è ancora più complessa, se vogliamo. Allora, c'è una prima parte in cui Socrate racconta della confutazione che aveva subito a suo tempo da Diotima, però non entra nei dettagli, non la descrive in dettaglio. Perché? Perché è la stessa confutazione che ora Agatone ha subito da lui, quella di cui parlavamo prima. E allora anche questo è un accorgimento drammatico che non sembra casuale, cioè perché appunto Socrate confuta Agatone invece che riportare direttamente la confutazione che lui aveva subito da Diotima, se il contenuto è lo stesso. Allora, una risposta senz'altro può essere che vuole ridimensionare il padrone di casa direttamente, insomma, Agatone è il festeggiato, in fondo si presenta come sapiente e insomma, lo stesso discorso di Diotima tenderà a ridimensionarlo, come appunto fa Socrate sempre anche con i suoi innamorati. Ma direi che c'è anche di più. Cioè, cosa vuol dire questo stratagemma? Faccio questa ipotesi. Vuol dire che nel momento presente Agatone, appena ha subito la confutazione a opera di Socrate, si trova nella stessa situazione in cui Socrate si trovava quando cominciò poi il resto della conversazione o delle conversazioni ripetute che poi avvennero tra Socrate e Diotima
e di cui poi viene offerto il resoconto nella seconda parte del Logos. Allora, se riandiamo a quello che emerge, cioè al contenuto che emerge dalla confutazione di Agatone da parte di Socrate, è appunto quello che dicevamo prima, cioè è eros, è desiderio di ciò di cui si è privi. E dal momento che eros è desiderio del bello, desiderio di cose belle, eros deve essere anche privo di bellezza. E dal momento che le cose belle sono cose buone, eros è privo delle cose buone, cioè del bene. Allora, questo è il punto in cui Socrate si trovava in quel momento quando discuteva con Diotima. Ed è il punto in cui si trova ora Agatone dopo la confutazione subita da Socrate. Poi però questa conversazione va ancora oltre e qui troviamo ancora la forma dialogica, però la troviamo in una forma particolare, cioè non è il solito dialogo in cui appunto chissà conduce la conversazione, mette in bocca le risposte all'altro che fa poco più che annuire. Esempi di questo tipo di scambio sono per esempio l'ateniese nelle leggi con Clinia e Megillo, appunto è l'ateniese che si domanda, ma insomma in realtà sono appunto tesi espresse dall'ateniese su cui molto facilmente convengono i due interlocutori che sono di mediocre livello culturale e intellettuale. E quindi insomma praticamente danno sempre ragione a Socrate, oppure anche appunto qualcosa del genere avviene in certe parti del Teteto. E invece questo tipo di dialogo che avviene nel simposio è il dialogo tra una persona che sa, una persona dichiarata sapiente, cioè Diotima, e appunto una persona che vuole apprendere, Socrate. Socrate che però è un interlocutore versato, è un interlocutore che ha attitudine alla ricerca e quindi anche lui pone domande, quindi sono entrambi domandanti, quindi non è l'elencos tipico che Socrate conduce con gli interlocutori, poniamo dei dialoghi aporetici in cui appunto Socrate domanda e confuta le opinioni dell'interlocutore, è invece un domandare reciproco, potremmo dire uno scambio cooperativo, nel senso che appunto entrambi domandano, ma Socrate domanda per sapere, per esempio, esempi, allora Eros è brutto e cattivo? Oppure domanda, chi sono quelli che ritengono che Eros non sia un dio? Che cos'è Eros se non è un mortale? A cui Diotima dà risposte a cui Socrate non sarebbe in grado in quel momento di arrivare da solo. Quindi cos'è Eros se non è un mortale? È un demone intermedio. Quindi Socrate che domanda per apprendere. Diotima invece domanda anche lei, ma domanda per, come dire, per tirare fuori a Socrate quello che lui già è in grado di stabilire. Se vogliamo, appunto, è un esempio di maieutica, anche se poi andrei piano con questo concetto un po' abusato. Per esempio, quando Diotima domanda, oseresti dire che qualcuno degli dèi non sia né bello né felice? E Socrate dice, per Zeus io no. Oppure, non dici felici quelli che possiedono le cose buone e le cose belle? Certo, quindi qui Socrate conosce già la risposta. E quindi Diotima la estrae da Socrate, quindi è uno scambio cooperativo nel senso che dicevo, in cui Socrate progredisce, ottiene risposte, acquisisce nuove conoscenze a cui presumibilmente non potrebbe arrivare da solo, non è semplicemente confutato come avviene con gli interlocutori di Socrate nei dialoghi aporetici del primo periodo, oppure nel Gorgia, nel Protagora, e Diotima appunto istruisce. Quindi è appunto qualcosa di diverso dalla tipica interrogazione socratica. Socrate, peraltro, come insomma, potremmo aspettarci, è tra gli interlocutori versati nei dialoghi, diremmo quello più ovviamente, quello più abile, quello più bravo. Ci sono molti interlocutori, diciamo, intelligenti nei dialoghi di Platone, come appunto Simmi e Cebete nel Fedone,
Glaucone e Adimanto nella Repubblica, che sono appunto quelli che fanno progredire il dialogo. Allora, questa prima parte del Logos porta a stabilire molti punti importanti, si può considerare appunto estesa sino a 210a, quando Diotima dice a Socrate: fino a questo punto dei misteri potresti seguirmi, potresti essere iniziato anche tu a questi, appunto, ai piccoli misteri, però non so se saresti in grado di arrivare al grado perfetto, alla teleiotes, che è proprio il sommo grado dell'iniziazione, che è appunto descritta nei termini dell'ascesa all'idea del bello. Quindi da questo punto, cioè da 210a, dal punto in cui il Socrate, che all'epoca discuteva con Diotima, potrebbe arrivare, da qui in poi la forma stilistica cambia ancora. Allora qui abbiamo, ecco, quell'unico logos ininterrotto, non dialogico, quindi il discorso in cui si descrive l'ascesa al bello, che però appunto purtroppo per noi lettori di Platone è un discorso solo allusivo, cioè non ci dice alla fine poi più di tanto su ciò in cui consista il bello. Qui è appunto interessante, direi, fare un parallelo, perché mi pare che si riproduca la stessa situazione che nella Repubblica si ha con Glaucone nel libro sesto, quando si parla dell'idea del bene, e Socrate dice a Glaucone: se anche io ti dicessi ora l'opinione che ho al momento presente sul bene, l'opinione appunto è non quello che il bene è effettivamente, ma se anche ti dicessi semplicemente la mia opinione, tu non potresti seguirmi, non potresti starmi dietro. Dopodiché descrive anche qui in maniera molto approssimativa l'ascesa all'idea del bene, però senza dire precisamente che cosa sia il bene, o dire anche tutto quello che in quel momento gli sarebbe possibile sulla base della sua opinione. Allora, tornando al simposio, cosa ci dice questa corrispondenza, se appunto è lecito istituirla? Il fatto che i presenti, gli altri partecipanti al dialogo, o forse il solo Agatone, tutt'al più potrebbero arrivare al punto in cui Socrate è arrivato dopo le conversazioni con Diotima, cioè al punto precedente all'ascesa al bello, che viene poi descritta in maniera allusiva. E quindi questo stratagemma drammatico permette a Socrate di lanciare un messaggio ai presenti. Come a dire, tanto più in là voi non potete andare, o di nuovo appunto al solo Agatone, ma senza figurare in prima persona. Quindi questo, diciamo, gli consente di mantenere il bon ton nei confronti dei padroni di casa e dei presenti, perché non scordiamoci che i presenti in linea di principio sono suoi pares, sono dello stesso rango, dello stesso livello intellettuale in partenza. La gara è aperta, cioè non è ancora dimostrato che Socrate è il migliore. Si dovrà aspettare, insomma, alla fine dei discorsi. Però appunto lanciare questo messaggio senza apparire presuntuoso è una delicatezza che il Socrate della Repubblica non ha bisogno di avere con Glaucone, che riconosce direttamente la propria inferiorità. Quindi Socrate della Repubblica a Glaucone può tranquillamente dire: non potresti più seguirmi. Ma al contempo credo che sia anche un messaggio di Platone al lettore, cioè io ti dirò ora per sommi capi qual è il percorso che dovrai seguire se vuoi provare ad arrivare all'idea del bello, a essere iniziato ai grandi misteri, ma non pensare che in quello che segue troverai la risposta definitiva. Quindi, ricapitolando, insomma, nell'intervento di Socrate e Diotima, che dicevo è costruito in maniera più complessa che non un semplice discorso lungo, possiamo distinguere, ricapitolo, la confutazione iniziale subita da Agatone, che corrisponde a quella che a suo tempo Socrate aveva subito da Diotima. Poi quello scambio che chiamavo cooperativo tra Socrate e Diotima, che porta a risultati certamente non indifferenti, ma, come dire, per dirla nei termini del Filebo, è solo la porta d'ingresso al bello. E poi la rivelazione di Diotima, i grandi misteri, quelli che portano alla
al bello, alla sommità, o che per meglio dire descrivono il modo in cui si arriva al bello, ma come dicevo in maniera solo allusiva. Allora, dato che oggi, appunto, dicevo, mi occupo solo della struttura drammatica, va notato anche che queste tre parti si distinguono, quindi, oltre che per la progressione interna del processo conoscitivo, quindi la confutazione, il dialogo cooperativo e l'allusione ai misteri supremi, proprio con tre differenti forme stilistiche, cioè il dialogo puramente elenctico per brevi domande e risposte, prima parte dello scambio tra Socrate e Agatone. Il dialogo, diremmo, costruttivo, cooperativo, in cui il domandare ha tutt'altra forma, domandare per sapere, per chi impara, e domandare in funzione maieutica per chi istruisce. E poi, terzo stadio, il logos assertivo, il logos istruttivo, il logos continuo, ininterrotto, che, ripeto, non è maieutico, è di natura pedagogica, è il discorso di uno che sa e trasmette qualcos'altro che sa. Ecco, un ultimo elemento importante, e con questo poi termino, dal punto di vista drammatico è, come accennavo, il discorso di Alcibiade, cioè l'irruzione di Alcibiade, che è un elemento di rottura all'interno dell'unità stilistica. Ecco, anche in questo caso non analizzo il discorso di Alcibiade, il suo elogio di Socrate, sottolineo soltanto un punto che ha a che fare con l'aspetto drammatico, cioè il fatto che Alcibiade irrompe nel simposio quando i giochi sono praticamente fatti. Alcibiade parla da iniziato, si crede anche tale, dice a un certo punto del discorso, dopo aver descritto quegli episodi che hanno caratterizzato il suo rapporto con Socrate, dice che appunto quello che è stato detto sino a quel momento potrebbe essere raccontato a chiunque, ma da quel momento in poi si tratta di qualcosa che va oltre, cioè i discorsi filosofici, il loro effetto, il delirio bacchico del filosofo, la mania, eccetera, eccetera. Tant'è vero che appunto alla fine di questa premessa Alcibiade usa una formula che echeggia una formula orfica, dice i servi, e se c'è qualcun altro non iniziato, deve chiudersi le orecchie con enormi porte. Quindi, insomma, Alcibiade si sente un iniziato, si presenta come un iniziato. E tuttavia, appunto, Alcibiade, proprio perché è arrivato in ritardo, è l'unico che non ha sentito i discorsi precedenti, è l'unico che non ha, come dire, che non è stato introdotto, non avendo sentito il resoconto del discorso di Diotima, non è stato introdotto ai misteri di Eros, sia pure appunto ai piccoli misteri, sia per quanto parziale questa iniziazione possa essere. Questo significa che agli occhi di Platone Alcibiade non è degno neppure di questa parziale iniziazione. E ancora, poi Alcibiade presume di sapere cosa Socrate ha detto in precedenza, cosa che non ha sentito. Secondo Alcibiade, Socrate evidentemente avrebbe detto che bisognava elogiare Eros, perché Alcibiade dice: io so che se loderò qualcun altro che non sia Socrate, lui mi metterà le mani addosso. Mentre invece Socrate aveva detto: il punto non è fare l'elogio, e l'elogio neppure di un semidio come Eros, ma è quello di dire la verità. Quindi Alcibiade commette un errore dovuto al fatto che non ha sentito il precedente discorso di Socrate. E quindi questa presunzione nel credere di sapere quello che Socrate ha effettivamente detto lo pone, ecco, su un livello ancora inferiore rispetto agli altri oratori del simposio. E questo effetto è ottenuto appunto con un semplice accorgimento drammatico, cioè l'arrivo in ritardo di Alcibiade, il che sottolinea appunto che tutto quello che dice Alcibiade va preso con molta cautela, anche se poi molto di quello che Alcibiade dice a proposito del suo elogio di Socrate coglie nel segno, cioè non è un discorso totalmente
come dire, privo di senso o da rifiutare interamente. Ci sono aspetti anche molto positivi del discorso di Alcibiade, proprio perché Alcibiade comunque coglie alcuni aspetti del magistero socratico, proprio perché li ha vissuti in prima persona. Però ecco, tutto questo anche qui, insomma, cautela e allo stesso tempo affidabilità, cioè proviene tutto questo da un testimone in cui non possiamo ridurre una totale fiducia. Allora, che queste analisi siano esatte se sono esatte almeno in parte, quello che mi sembra al di là di ogni dubbio è che c'è una costruzione del dialogo profondamente meditata da parte di Platone. Questo ci ricorda ancora una volta la testimonianza secondo cui, proveniente appunto dagli antichi, Cicerone dice scribens mortuus, la testimonianza secondo cui Platone riscrisse più volte l'inizio della Repubblica, e poi un'immagine usata da Dionigi di Alicarnasso che dice appunto Platone lavora sui suoi scritti come un parrucchiere lavora a un'acconciatura, cioè continuamente pettina, arriccia, insomma, con una meticolosità che certamente non era fine a se stessa e non era solo di natura estetica. Grazie per l'attenzione. No, professore, grazie a lei per questo primo intervento sulla struttura drammatica del testo, che ci ha appunto introdotto alla complessità di un dialogo come il simposio, che forse nel corpus da un punto di vista drammatico si distingue nettamente rispetto agli altri. Il professore ci ha parlato appunto del sistema, del meccanismo, delle cornici, mimesis, diegesis, quindi imitazione, narrazione, se così vogliamo distinguerle e soprattutto tradurle, la funzione delle cornici con le due parole che diceva, garanzia e cautela, quindi con la garanzia di veridicità, ma le cautele rispetto alla produzione di Platone nel segno della fiction, quindi il dialogo, che cos'è realmente, come il lettore lo deve intendere. Il primo scambio con il problema dell'etairos e il personaggio di Aristodemo già caratterizzato come era stesso, quindi in qualche modo introduce anche il tema del dialogo direttamente in funzione prolettica. E poi la successione dei logoi, i discorsi, il problema del macros logos che Platone sembra rifiutare in altre zone del corpo, del corpus, che poi nel simposio invece, e non solo nel simposio, ha una caratterizzazione del tutto positiva, perché tende a superare il macros logos dei sofisti, e d'altra parte la successione dei logoi con l'interruzione drammatica, interruzione prima di Aristofane, quindi il singhiozzo, quindi la caratterizzazione nel segno probabilmente del comico, è un problema ancora aperto, però forse anche uno sguardo alla sezione conclusiva del simposio con la riflessione su tragedia e commedia. Sicuramente la biografia ci dice che per Platone il rapporto fra la tragedia in particolare e il dialogo è stretto. L'aneddoto delle tragedie bruciate, Eliano, Diogene Laerzio e non solo, e Sofrone, i mimi. La successione dei logoi, quindi, il professore ci ha dato, mi sembra un elemento da sottolineare, un'interpretazione credo del tutto nuova del discorso di Diotima, quindi del discorso di Socrate e Diotima, anche con un rapporto con lo stile, quindi il discorso suddiviso in tre, diciamo, grandi sezioni che rispecchiano tre forme stilistiche: Socrate e Agatone, un dialogo classico, come dire, un dialogo che Socrate fa anche con altri personaggi all'interno del corpus, il dialogo fra Socrate e Diotima, domande per sapere, risposte per sapere, e poi il logos di chi insegna.
Questa, ripeto, mi sembra un'interpretazione veramente innovativa e che forse tende anche a risolvere molti problemi all'interno del simposio. Mi piacerebbe ovviamente che ne discutessimo tutti quanti insieme. E poi Alcibiade e il meccanismo del ritardo, il profilo di Alcibiade come personaggio e il profilo del discorso, che lascia aperte ancora sicuramente tante questioni, perché il professore ci diceva il discorso con tutte le cautele è comunque un discorso di elogio di Socrate, quindi bisogna sicuramente prenderne atto. Tutto questo ci ha detto il professore, io apro il dibattito ovviamente anche da casa, se riesco a attivare l'audio, e ci sono riuscita probabilmente, sì. Quindi la parola a voi. Salve, sono da casa, posso fare una domanda al professore? Certo. Sì, sì. Sì, aspetta che avvio anche il video. Allora, volevo chiedere, il professore ha parlato di una iniziazione sistemica e volevo sapere se si faceva riferimento poi in questo dialogo di Platone a quale mistero, se si faceva riferimento ai misteri di Orsini, se è possibile capirlo. Oppure no, grazie. Non ho capito se è possibile. Fare trovare un riferimento nel simposio ai misteri Eleusini. Ah, certo. Sì, Platone fa molto spesso uso di questa immagine dell'iniziazione misterica. Questo rientra nel quadro di una sua rivalutazione e appropriazione, però anche di un superamento della religione tradizionale, quindi nel momento in cui, come dire, l'ascesa alla conoscenza filosofica è paragonata all'iniziazione misterica. C'è appunto una bella monografia di Christoph Rydberg proprio dedicata a questo tema, Mysterie in Terminologie by Platon, insomma. E questo si trova ripetutamente appunto non soltanto nel simposio, ma anche in dialoghi come il Fedone. Quindi il percorso del filosofo è appunto un percorso di tipo iniziatico. Molti sono appunto i bacchi, poi pochi invece sono appunto coloro che arrivano al supremo grado dell'iniziazione, quindi una gradazione che abbiamo visto anche parzialmente nel discorso di Diotima. Sui misteri eleusini noi non sappiamo moltissimo, ma ecco quello che in qualche modo, ma anche non so, l'uso di metafore come la luce, no, la luce che caratterizza la rivelazione finale del filosofo, anche questo può essere un motivo tratto dalla terminologia misterica. Resta il fatto che il percorso del filosofo è un percorso iniziatico, che diciamo, in analogia con quello che veniva o che doveva essere promesso agli iniziati ai misteri, assicura poi al raggiungimento della meta finale la felicità per l'iniziato. E naturalmente, come dicevo, è una ripresa che trasfigura completamente quello che doveva essere il significato del tradizionale dei misteri. Ecco, il grado supremo dell'iniziazione misterica è la conoscenza filosofica, è l'ascesa appunto all'idea del bello e all'idea del bene, e ancora appunto un'analogia con i misteri è costituita dal fatto che, come dire, l'uomo trascende se stesso, trascende la propria individualità e consegue, questo è il tema principale del simposio, l'immortalità nei limiti consentiti all'uomo, quindi quella stessa promessa di immortalità che molto probabilmente costituiva l'essenza anche dei processi misterici. Grazie professore, se c'è qualcuno, certo.
fare così, mettiamo la sedia qua. Sì, prego, se posso fare un momento. Prende la parola, ecco il microfono. Mi sente? Chiedi di prenotarsi. Sulla salma, poi gli dai la parola a te. Allora, ti ringrazio molto per questa bellissima lezione. Ti vorrei chiedere questo, dunque hai mostrato con molta chiarezza come lo stratagemma drammatico del singhiozzo permetta di far parlare successivamente i due grandi autori teatrali, diciamo, sì, in termini moderni, insomma, cioè Aristofane e Agatone, e di seguito a Socrate, in una sintesi che si potrebbe dire dialettica, nel senso che appunto poi la filosofia socratico-platonica è il superamento della, chiamiamola, unilateralità della commedia da una parte e della tragedia dall'altra. Allora ti chiedo, si potrebbe per caso pensare a una struttura simile per cui Erissimaco in qualche misura si rapporta ai due discorsi precedenti di Fedro e Pausania, tale per cui ci sarebbe una proporzione retorica, sta la medicina, come il teatro sta la filosofia, o è semplicemente un mio vaneggiamento? No, non credo che sia. Non credo che sia un vaneggiamento, anche se insomma devo pensarci un po' meglio, però certamente il punto è anche che tutti i partecipanti sono a qualche titolo detentori di una tecne, quindi la retorica, la medicina, la poesia sono appunto poi le tecne principali con cui si misura Platone e che in qualche modo cerca di, come dire, sussumere sotto quella grande tecne che è invece la dialettica e tecne, quindi è la dialettica. Quindi sì, credo che sicuramente poi Platone, perlomeno rispetto alla come dire, medicina dell'epoca e alla retorica dell'epoca, vede sicuramente con maggiore favore la medicina rispetto alla retorica, perlomeno la retorica dell'epoca è in gran parte per Platone una cattiva retorica, anche qui insomma ci sono differenze perché probabilmente la retorica di Socrate non è la stessa retorica dei sofisti e non è nemmeno la stessa retorica di Lisia, però indubbiamente c'è, diciamo, una critica e Platone certamente va oltre anche come dire, i dialoghi, sempre per tornare a Geiser, Geiser diceva Platone in quelle lezioni di Platone come scrittore filosofico, la filosofia di Platone non è soltanto una nuova poesia filosoficamente fondata, ma è anche una nuova retorica. Resta però il fatto appunto che forse la retorica tra tutte le tecnai dell'epoca è quella per Platone più degenerata, è quella che vede con maggiore fastidio. E quindi sicuramente insomma, il discorso di Erissimaco amplia insomma, una prospettiva che è molto limitata, che è quella dei due precedenti retori. Fedro è appunto il seguace della retorica dell'epoca. Pausania la situazione è un po' più differente, però ecco, credo anch'io che per tornare insomma, al tema iniziale, cioè quello della progressione dei discorsi, credo che insomma, sicuramente il discorso di Erissimaco costituisce un innalzamento del livello del discorso rispetto ai precedenti. Quindi anche se proprio l'analogia non è strettissima, non è un'analogia di tipo geometrico, sì, insomma, tale da poter dire però certamente insomma, c'è un superamento di una prospettiva molto più limitata, insomma, quella costituita dai due discorsi precedenti. Forse, insomma, cercando di portare un altro argomento a questa possibilità, si potrebbe dire che
la medicina è una vera tecne rispetto a una pratica, una tribe, una praticaccia, insomma. Certo, questo è molto evidente, no? Adesso stai facendo riferimento proprio al Gorgia, dove la retorica è definita appunto come tribe, empiria. La medicina ha una componente empirica, ma sicuramente insomma, dal punto di vista della definizione dello statuto della tecne, la medicina insomma, soddisfa molto più i requisiti, la medicina perlomeno dell'epoca soddisfa molto, diciamo pure la medicina ippocratica anche nella sua prospettiva olistica, se vogliamo, no? Che è un punto che poi Platone tocca anche nel Fedro, che è molto importante questo, no? Quindi la medicina soddisfa i requisiti principali, essenziali della tecne più di quanto non sia la retorica, che è comunque sempre stando alla concettualità del Gorgia una adulazione, quindi, mentre appunto la medicina è una cura effettiva del corpo, no? La retorica è un'arte che insomma, si occupa delle anime, ma è un'arte decettiva, almeno la retorica dell'epoca. Quindi sicuramente Platone vede con maggiore simpatia insomma, un medico rispetto a un retore, questo parlando in generale, e mi pare appunto anche che l'ampliamento su scala cosmica che viene proposto da Erissimaco sicuramente costituisca un progresso rispetto alla prospettiva più limitata dei due precedenti oratori. Grazie a te. Allora c'era online Marina Caldon. Sì, avevo alzato la mano per fare questa domanda, dato che volevo ringraziare il professore per il suo intervento e chiedere questo. Si sente bene? Si sente bene, professore? Sì. Io sento un po' di rimbombo, sì, ma di rimbombo provi poi semmai. Ma è un problema anche mio. Allora, la domanda è questa, lei ha presentato Guardi, non si sente niente, purtroppo non si sente niente. Se provi, potrebbe provare a sintetizzarla per iscritto in modo che così. Guardi, è male, quindi se può per favore scriverla in chat. Se può scriverla in chat la leggiamo e il professore risponde. Grazie. Sì, Fiorinda intanto. Allora, mentre la nostra gentile interlocutrice scrive la domanda, sentiamo quella di Fiorinda. Allora, intanto io prendo la parola soprattutto per ringraziare Bruno Centrone per i ragazzi che hanno, devo dire, prima i ragazzi che hanno, nell'ordine, Bruno me lo consentirà, i ragazzi che hanno organizzato il seminario, e Bruno per essere tornato tra noi a parlarci di Platone. Se possibile, mi piacerebbe che tornassi ad un cenno che hai fatto all'inizio, duplice, cioè da una parte questa idea della finzione che dice il vero, sì. Perché sia finzione lo possiamo capire, ma ce lo puoi anche dire meglio, perché in realtà, come dire, Platone rifiuta tante forme di finzione e però ne propone poi un'altra che tra l'altro ha una fortuna straordinaria, perché forse è il testo più bello di Platone, insomma è qualcosa che, come dire, ci tocca tutti nel profondo. E in che senso è vero, dove risiede questo vero? È importante anche il riferimento di Marianna a questo carattere prismatico, a questa pluralità di voci che nel simposio sembra veramente assumere una forza anche superiore a quella che c'è in altri dialoghi. Dall'altra, il secondo accenno che hai fatto e che ti chiederei di approfondire è relativo al confronto con la Repubblica. Da una parte una discesa, dall'altra una salita, ma si tratta dei due dialoghi forse più completi da un certo punto di vista, no? Cioè quelli che ci danno
un'impressione di che ci danno l'impressione di offrirci una visione più totale, no? E che però non è così facilmente accostabile, cioè queste due visioni non sono così facilmente accostabili l'una all'altra. Qual è la forma e la funzione del filosofo che ne emerge? Cioè tu come la intendi la relazione fra questi due dialoghi? In uno abbiamo la costruzione della città in cielo, un paradigma, poi lo si può interpretare in tanti modi. Nell'altra abbiamo un percorso di iniziazione che comunque rimane incarnato, che è un percorso incarnato. In modo tale che mi sembra che questi due dialoghi esercitino su di noi un fascino diverso e in parte complementare. Non so se vuoi dire qualcosa su questo. Ti ringrazio. Ma sono domande molto stimolanti, anche se sono domande difficili, no? Sono facilissime. Allora, la fiction, appunto, poi ho usato questo termine fiction perché è stato usato da qualche interprete proprio anglosassone. E, come dire, tutto quello che costruisce Platone c'è un elemento di, come dire, di finzione, di costruzione. Dicevo, proprio per la statura filosofica di Platone fa sì che lui non possa mai limitarsi a riportare semplicemente opinioni di altri o discorsi di altri. Nel Fedro, per esempio, si discute, a proposito del Fedro, se il discorso iniziale di Lisia sia una orazione effettiva che qualcuno ha chiamato appunto l'eroticos di Lisia. Questo perché? Perché questo ci mette di fronte a una, come dire, difficoltà interpretativa, cioè rispetto all'atteggiamento di Platone, no? E Platone confuta i suoi interlocutori, cioè gli interlocutori dei dialoghi che mette, e da un certo punto di vista non sarebbe proprio un comportamento corretto quello di, come dire, costruire, manipolare le tesi di interlocutori a suo piacimento per poi poterli confutare. Quindi rimane sempre la domanda, ecco, che cosa c'è di vero in quello che Platone presenta dei suoi interlocutori. Chiaramente questo io penso che sia una costruzione, non so se totale o meno, insomma, il simposio, ma come che sia, ammettendo che ci sia un fatto veritiero alle spalle, una realtà storicamente accaduta alle spalle del simposio, resta il fatto che certamente i discorsi, anche i discorsi dei personaggi, sono costruiti alla maniera di Platone. Quindi qual è, insomma, lo scopo poi di queste fiction? Alla fine dei conti, come dicevo prima, c'è sicuramente, come dire, l'intento di avvalorare, come appunto nell'antichità si cercava di avvalorare la produzione i falsi che venivano prodotti, gli apocrifi, con elementi che dovrebbero testimoniare la loro attendibilità, insomma, questo, lettere che sono poste a garanzia dell'autenticità. Ecco, anche qui, insomma, Platone vuole farci entrare in questo gioco, dove sicuramente questo vale per noi, ma doveva valere tanto più per il lettore dell'epoca. Cioè, il lettore dell'epoca non credo potesse pensare che si trattasse di racconti storicamente veritieri. Cioè, tutti poi i dialoghi e tutta la lettera socratica, da un certo punto di vista, è una fiction. Cioè, il genere non ci dimentichiamo che i logoi, cioè i dialoghi di Platone, rientrano nel genere dei logoi socraticoi. E i logoi socraticoi erano discorsi, diciamo, scritti nello spirito di Socrate, ma tutti sapevano che in nessuno di quei discorsi potevamo ritrovare probabilmente
il vero Socrate. Quindi da un lato anche in questa costruzione di una fiction Platone è profondamente inserito nel codice letterario dell'epoca. Dall'altro poi ecco quello che importa a Platone e quello che fa dire, che ricordavo prima anche nel simposio, che fa dire appunto allo stesso Socrate, cioè quello che importa poi è la verità, no? Non importa fare l'elogio di Eros o qualsiasi altra cosa, però questa verità appunto, questa verità che importa poi è la verità filosofica che può emergere da questi logoi che sono appunto possono essere delle finzioni drammatiche. Quindi da un lato appunto c'è la ricerca dell'attestazione della verità comprovata sulla base di testimonianze di questa costruzione letteraria, dall'altro però credo che il messaggio che Platone lancia al lettore, che quello che importa realmente è la verità delle cose, la verità dei fatti, non nel senso dei fatti avvenuti, insomma, la verità filosofica, questo è la verità che conta, insomma, ecco. Poi insomma, la finzione del discorso potrà essere più o meno importante. Resta appunto il problema della fairness di Platone nel momento in cui appunto confuta, poi fa presentare a questi personaggi dei discorsi che poi vengono confutati, insomma, delle due l'una: o appunto sono discorsi autentici e allora in questo caso la confutazione andrebbe presa sul serio e sarebbe una cosa seria, oppure se sono discorsi costruiti da Platone sembra appunto come voler sparare sulla Croce Rossa, costruirsi il discorso ad hoc per poi poterlo confutare. Ma poi appunto poi c'è pure lo spostamento temporale. Certamente, insomma, anche questo è appunto, come ripeto, è tutto giocato su queste contemporaneamente garanzie di autenticità e insomma avvertimenti che insomma c'è qualcosa che poi rientra in questo grande gioco. Quindi qui di nuovo forse volendo potremmo vedere quell'opposizione tra gioco e serietà che appunto caratterizza poi i dialoghi di Platone. Tutto questo è un grande gioco, ma insomma, quello che è in ballo è la verità, che non è un gioco. Insomma. E l'altra domanda, quella riguardante la Repubblica, credo tu abbia perfettamente ragione, perché alla fine dei conti questi sono i due dialoghi in cui Platone descrive in maniera sia pure allusiva, incompleta, per vaghi accenni, però sono i due dialoghi in cui descrive il punto supremo, il telos della poreia, quindi l'ascesa all'idea del bene nella Repubblica, l'ascesa all'idea del bello nel simposio. Domani vedremo anche, sia pure un po' di sfuggita perché è un tema che meriterebbe molti approfondimenti, il rapporto tra bello e bene, idea del bello, idea del bene, sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa, ma certamente il modo in cui viene descritta l'ascesa del filosofo nella Repubblica e l'ascesa all'idea del bene, all'idea del bello nel simposio, insomma, rendono molto improbabile che siano due percorsi completamente slegati, insomma, sono due prospettive sullo stesso discorso. Uno che poi viene collocato in un contesto politico come è quello della Repubblica e un altro che viene collocato nel contesto dell'ascesa individuale al punto supremo della conoscenza. Ma certamente insomma potremmo dire sono due prospettive differenti intorno al medesimo processo e al medesimo risultato. Ecco, non credo che l'idea del bello e l'idea del bene siano entità ontologicamente distinte. Poi domani vedremo meglio insomma in che senso si può porre una parentela tra queste due entità. Allora, c'è la domanda della, credo, professoressa che ha scritto in chat, la leggo. Nel dialogo, i momenti che precedono il discorso di Socrate si potrebbero intendere come un passaggio da un livello irrazionale o comunque superiore ad un livello razionale? Il gesto di Socrate che si toglie la maschera
allude alla fase razionale, ma non si potrebbe vedere nei vari incidenti del dialogo, Aristofane Alcibiade, una volontà di Platone di lasciare all'amore anche un aspetto misterico in qualche modo contrario alla ragione? Sì, questo non solo negli incidenti di percorso, ecco, forse non mi spingerei a dire che è un che si tratti di elementi totalmente irrazionali, certamente nel discorso di Alcibiade c'è un eros di un certo tipo che è un eros di livello più basso, è un eros ancora non filosofico, un eros che Alcibiade interpreta nei termini più consueti, quindi diciamo, per certi versi potremmo anche definirlo irrazionale, forse se vogliamo, nel senso che è quello che meno partecipa della ragione. Negli altri discorsi bisognerebbe vederli un po' uno per uno, propriamente irrazionale, c'è un tentativo insomma di qualificare progressivamente insomma l'ascesa dell'eros nel senso di un processo che va oltre gli stadi e i livelli più bassi, quindi certamente insomma è un amore sempre più razionale. E in questo senso si può vedere anche un passaggio, ecco, se non proprio da una irrazionalità, ma insomma da forme di eros meno partecipi dell'eros filosofico e dunque della razionalità a quella finale invece in cui effettivamente la razionalità si dispiega compiutamente. Grazie professore per la. La ringrazio professore per la lezione. Le volevo fare una domanda, mi collego a due punti che mi hanno interessato molto. La prima parte del dialogo, cioè l'anticamera del dialogo. Sì. Non si sente? L'anticamera del dialogo. E poi tutto questo discorso che mi sembra emergere del modo in cui Platone, mi passi il termine, sperimenti con lo stile del dialogo stesso all'interno del simposio, avendo quindi facendo vedere come si possono usare gli escamotage del singhiozzo o del ritardo, i vari tipi di dialogo di cui le parlava. Quindi la domanda che mi sono posto e che le vorrei chiedere è: potrebbe essere il simposio potrebbe essere considerato un dialogo sul dialogo, cioè sulla tecnica del dialogo stesso? Perché ovviamente l'oggetto del dialogo è il bello, è l'amore, sono le cose che poi vengono narrate, ma essendo che tutta la prima parte non può essere casuale, è come se ricorsivamente si ponesse il problema di chi ha narrato quel dialogo stesso e come è stato narrato il dialogo. Quindi sono tre livelli prima che si entri poi nel dialogo effettivo. Quindi io mi chiedevo, è come se lui facesse vedere che si fa con il dialogo, cioè con la tecnica del dialogo, esattamente quello che loro faranno col bello. Una ricerca corale da vari punti di vista, che poi sono pluricentrica di quello che sta accadendo. Ed è interessante vedere come lui si ponga il problema, cioè rifletta sulla sua tecnica dialogica e poi ci faccio vedere una sorta di sperimentazione, cioè vedete quante modalità posso utilizzare per spiegare e cercare la verità. Cioè è come se lui facesse, chiudo, e quindi le chiedo se questo ha senso per lei, cioè come se lui facesse riflessivamente un'operazione di verifica delle proprie categorie di ricerca con tecnica del dialogo. Ringrazio. Grazie. Sì, credo che nel simposio, come in tanti altri dialoghi, anche se non è proposta direttamente come un'autoriflessione sulla propria forma adottata, ma indubbiamente credo di sì che ci sia questa, che possa essere considerato il simposio un dialogo sul dialogo,
cioè la stessa messa in atto di questi procedimenti in qualche misura equivale a un'autoriflessione di Platone su di sé come scrittore filosofico, quindi una verifica delle possibilità che insomma, la stessa forma dialogica offre. Non so se insomma, questo è sufficiente come risposta o se c'è qualcos'altro che mi sfugge nella sua domanda. Allora c'è, posso professore, sì? C'è una domanda in chat, un'altra che leggo, poi vorrei, se posso, chiedo una cosa io. E chiedono quanto del simposio è proprio di Platone e non dei rifacitori successivi. Non capire in che senso di... Sì, io non capisco se intenda se il testo del simposio è considerato non di Platone o se la tradizione, diciamo, dell'eros del simposio è soltanto di Platone oppure arricchita poi dalle letture successive. Se magari Salvatore chiarisce questa cosa in chat. Nel frattempo io le faccio io una domanda, professore, se sì. Venga allora. Certo. Allora, salve. No, io la domanda che avevo, no? Rispetto alla questione del singhiozzo, che magari potrà sembrare un po' marginale, no? Però il momento del singhiozzo oppure l'irruzione di Alcibiade, no? Prima sentivo il discorso di Alcibiade in fondo, è un momento, il discorso sull'amore di Alcibiade non rientra, no, nel logos filosofico, è più basso, no? Però mi chiedo, se le cose stanno così, no? Allora, il rischio secondo me è un pochino sempre una visione di un Platone che in ogni caso si allontana un po' dall'esperienza, perché invece secondo me il discorso di Alcibiade è proprio un discorso sull'esperienza amorosa di chiunque, cioè l'esperienza concreta vissuta. Allora, se dal filosofico si va ad espungere secondo me quel momento di riflessione su quello che è il vissuto amoroso, no? L'esperienza della delusione, del dolore, della sofferenza, dell'unicità dell'amato, chi ha mai incontrato l'idea del bello, francamente si sono sempre incontrate persone belle di cui ci si innamora, no? Quindi un bello incarnato, singolare, che va anche al di là di quelli che sono i parametri del gusto, no? Socrate, Sileno, perché è interiormente bello, ma per altri magari brutto, in realtà l'innamorato vede qualcosa di più, va oltre, no? Cioè, credo che in realtà il discorso di Alcibiade non sia un discorso che esula dal filosofico, ma abbia a che fare con quegli inciampi, quelle resistenze che il discorso filosofico incontra nell'esperienza, e che in realtà sono i problemi del filosofico, cioè ciò con cui il filosofico deve cimentarsi, con cui Platone spesso non è che fatica a cimentarsi, ma si rende conto che è difficile, un po' come il fango del Parmenide. Cioè, è vero, ci sarà l'idea del fango, ci sarà, voglio dire, è un po' questo secondo me il tipo di problemi che pone, per esempio, l'amore così come lo racconta Alcibiade. Cioè, non è un amore filosofico, razionale, alto, ideale, ma è l'amore concreto con cui che si incontra. Allora, secondo me, o si reintegra filosoficamente l'idea di Alcibiade, del discorso di Alcibiade, nel discorso platonico, come l'inciampo, la resistenza, ciò che non viene, non è risolubile, anche se ne ride, perché dopo, quando Alcibiade finisce, se ne ride, oppure il discorso filosofico platonico resta un discorso astratto, che si stacca dall'esperienza, si distacca dall'esperienza singolare dell'amore, e allora poi lì c'è il problema della vulgata del platonismo e dell'interpretazione che di Platone sarà data successivamente in filosofia, il filosofo anticorpo, antisensibilità, antirealtà, antiesperienza, quindi secondo me invece per ripensare in termini filosofici ancora premianti attuali Platone, questo aspetto va, invece secondo me il discorso di Alcibiade va reintegrato. È anche così come il singhiozzo, perché in fondo il miglior discorso, se arriva il singhiozzo, tace. E questi sono quegli inciampi, no? Quella realtà che il pensiero, su cui il pensiero poi si blocca, no? L'impensato. E questo è un po' quello che mi veniva da chiederle, insomma, se c'è
la possibilità di una reintegrazione invece nel filosofico, no? Certo, grazie. Sì, accennavo anche mentre parlavo che, ma questo è quello che ho messo in luce, era soltanto un aspetto del discorso di Alcibiade che è molto più complesso, perché in realtà poi Alcibiade produce un elogio di Socrate che, insomma, per certi versi, ecco perché Platone mette in bocca a un personaggio come Alcibiade proprio l'elogio di Socrate, dove deve esserci, sicuramente c'è qualche cosa di assolutamente vero in tutto quello che dice Alcibiade. Naturalmente, come dire, quello che c'è di bello e di vero nel discorso di Alcibiade è soprattutto quello che può essere apprezzato nella reazione di Socrate al comportamento di Alcibiade. Peraltro, appunto, l'atteggiamento di Platone verso, cioè anche del Socrate storico verso Alcibiade è un atteggiamento, insomma, difficile da decifrare, insomma, non so se contraddittorio, ma ambiguo. Il punto è che Platone riconosce, e probabilmente ci sono anche allusioni forse alla figura storica di Alcibiade, cioè riconosce ad Alcibiade di essere una grande natura. Quindi è qualcosa forse anche di più degli inciampi di cui parlava lei, perché l'amore di Alcibiade è qualcosa che va oltre l'amore ordinario, proprio perché Alcibiade è una grande natura. Anche il rapporto storico di Socrate con Alcibiade va un po' in questa direzione, cioè il segno demonico sconsiglia a Socrate di frequentare Alcibiade, ma allo stesso tempo, insomma, Socrate è attratto da Alcibiade, è forse quello che meglio di tutti ha incarnato questo rapporto ambiguo che c'è tra l'Erastes e l'Eromenos, perché Alcibiade poi è in grado di riconoscere la grandezza di Socrate. Quindi, come dire, il problema di Alcibiade però è che agli occhi di Platone queste grandi nature, quando poi si volgono nella direzione sbagliata, sono anche quelle che producono i maggiori danni. Insomma, una persona da poco non fa neanche grandi danni. Ecco, invece Alcibiade, insomma, senza ricordare quegli episodi storici legati al Alcibiade, è uno che, insomma, per la sua natura ha prodotto molti danni. Prima parlavo anche della possibilità di vedere, appunto, nell'interlocutore di Socrate una natura di tipo in cui prevale l'anima irascibile, e Alcibiade è esattamente questo. Quindi è, come dire, qualcosa che è un personaggio che la cui condizione d'anima, insomma, va oltre la è probabilmente, appunto, il tipo d'uomo in cui predomina l'aspetto irascibile, l'aspetto animoso dell'animo, quindi qualcosa che va, appunto, oltre anche l'eros banale. Il problema è, appunto, però, che Alcibiade non è riuscito, come dire, a canalizzare questa energia erotica nella giusta direzione, per cui, appunto, alla fine, insomma, Socrate torna sempre a cercare, probabilmente il Socrate storico riponeva, insomma, non dimentichiamo, insomma, che la condanna di Socrate, i reali motivi della condanna di Socrate probabilmente furono dovuti, appunto, non tanto ai capi ufficiali, non rispecchiano i capi ufficiali d'accusa, quanto il rapporto controverso che Socrate ebbe con figure come Alcibiade e Crizia, no? E quindi, diciamo, Alcibiade è, come dire, per certi versi l'erotico per eccellenza, perché è in possesso di un'energia erotica straordinaria, come emerge, appunto, anche dal discorso. Però, appunto, non è in grado di canalizzarla nella direzione giusta. E
Socrate appunto nel simposio anche ammette di essere lui stesso innamorato di Alcibiade, cioè il personaggio di Alcibiade è quello in cui si gioca quella dialettica di Erastes e di Eromenos, in cui appunto l'amante inizialmente è amato e poi diventa amante. Con Alcibiade questo gioco socratico non riesce, perché alla fine insomma, Alcibiade ricerca Socrate, ma Socrate poi non trova in Alcibiade il corrispettivo adeguato per la trasmissione erotica in senso autentico, no? Posto che non è il rapporto erotico in senso fisico quello su cui si deve basare, ecco, Socrate non è in grado, cioè, di trovare un interlocutore con cui appunto continuare il discorso a un livello più alto. E però ecco, poi anche tutti gli effetti che Socrate descrive nel simposio, gli effetti avuti su di lui dal che Alcibiade descrive nel simposio, gli effetti che su di lui ha prodotto la figura e l'incontro con Socrate, ecco, anche questi sono, come dire, se non proprio storicamente veritieri e attendibili, però sono discorsi che testimoniano testimonianze reali della potenza erotica. L'eros, ricordiamo insomma che l'eros socratico non è un'invenzione di Platone, perché appunto pensiamo per esempio a un socratico come Eschine Disfetto, insomma, di cui rimangono pochissimi frammenti, ecco, lì troviamo una raffigurazione dell'eros che è diversa da quella di Platone, ma che ci dice al contempo che la natura erotica di Socrate è un fatto diciamo, storicamente, e quindi forse anche la professione appunto di consapevolezza nelle questioni erotiche è un fatto storico, cioè qualcosa che doveva riguardare la figura storica, la figura di Socrate, la figura storica di Socrate. E chiaramente, come dire, il rifiuto che Socrate oppone ad Alcibiade, però, come accennavo prima, non è soltanto il rifiuto sul piano fisico, che Socrate non ha trovato in Alcibiade quella bellezza di altro genere che permetterebbe di continuare il rapporto con Alcibiade stesso, cioè la ricerca nei termini del Fedro, dell'anima adatta in cui si devono impiantare i semi della sapienza. Ripeto, però, questa buona disposizione naturale di Alcibiade, insieme appunto alla veridicità degli effetti da lui esperiti da parte della figura di Socrate, questo contribuisce, credo, a elevare il discorso di Alcibiade. Quindi io prima ho messo in luce soltanto l'aspetto negativo, lei giustamente richiama l'attenzione invece sugli aspetti più positivi, no? Pensiamo anche che Alcibiade si rende conto di chi sia veramente Socrate, è affascinato da Socrate, non è come appunto un Trasimaco o altri interlocutori che non riescono a percepire, diciamo, la grandezza e l'importanza, è un'anima che avrebbe ottime predisposizioni naturali che le canalizza in altro modo, però al tempo stesso è, diciamo, una personalità talmente forte che non si doma, ecco perché Socrate il segno demonico che solitamente sconsiglia Socrate dal fare cose che potrebbero ritorcersi contro, gli consiglia di non frequentare Alcibiade, perché Socrate in realtà vorrebbe frequentare Alcibiade cercando di portarlo sulla giusta strada, ma appunto con questo non gli è riuscito. Il problema è quello che si fa con queste nature, appunto, sia pure straordinarie, che avrebbero ottime potenzialità, ma che non è possibile domare, perché sono grandi, grandi nature. Quindi è una figura che, insomma, deve avere anche affascinato Platone, e questo è il motivo per cui poi gli mette in bocca l'elogio di Socrate, che contiene anche molte verità. La ringrazio.
Grazie a lei. Dunque, abbiamo la precisazione sulla domanda precedente, quindi la richiesta era, la domanda era su il problema della, della trasmissione dei testi, quindi se interpreto correttamente la domanda è quanto del simposio è proprio di Platone dal punto di vista della tradizione manoscritta. Ah, questo è una domanda su cui non sono troppo preparato o troppo ferrato, ma non mi risulta che ci siano problemi di tradizione manoscritta tali da pensare che la tradizione manoscritta abbia poi causato delle interpolazioni o fraintendimenti tali da alterare, insomma, il senso complessivo del simposio. Non so se lei condivide questa. Sì, sì, assolutamente. No, è trasmesso all'interno del corpus come dialogo assolutamente attribuito a Platone e di Platone, e ce lo conferma anche la circolazione del papiro, ad esempio, del simposio. Sì, quindi cioè quasi tutti, moltissimi dialoghi di Platone sono stati sospetti di inautenticità. Il simposio non mi sembra che nessuno abbia mai messo in dubbio l'autenticità del simposio, e neanche appunto che la traduzione, i papiri del simposio mi sembra, insomma, di ricordare che mostrino un grado di corruttela piuttosto elevato rispetto alla tradizione manoscritta. Però il papiro del simposio faceva parte di una biblioteca filosofica, probabilmente il Piopsi 843, quindi faceva parte di una biblioteca filosofica in cui c'erano anche altri dialoghi di Platone. Dovrebbe essere, insomma, che io sappia non c'è niente di che faccia pensare, ecco, a una possibile interpolazione del testo. Allora, c'era il ragazzo, sì. Sì. Buonasera professore, sì. La ringrazio molto per la lezione. Volevo riprendere il tema spinosissimo dell'iniziazione misterica in merito a uno schema che ha detto precedentemente rispetto ai discorsi appresi da sé o da altri, in quest'ultimo caso necessitanti di rendere ragione. Noi tutti qui però sappiamo che Eros alla fine del discorso di Diotima non si mostra in un discorso, Diotima lo dice espressamente, e ricordati che non si mostrerà né in un discorso ma istantaneamente, scorgerà in una natura eccetera eccetera. E, come se rientra Eros, gioca entro questo schema, a questo punto dell'iniziazione? Ciò che si apprende di Eros, la si apprende da sé, la si apprende da altro, e in quest'ultimo caso come si può rendere ragione di quest'altrove, visto che non è dentro un discorso? E questo c'entra anche con questa, sì, una vera discesa, con la possibilità di comunicare in un discorso ciò che si è appreso. Non so se stia dentro questa logica, ma ecco, mi piacerebbe avere un chiarimento. Grazie mille. Sì, del vero bello si dice che appunto del bello in sé non c'è né episteme né logos, quindi è, diciamo, un contatto immediato, potremmo dire intuitivo, uno sguardo nell'essenza del bello o del bene della Repubblica, che è preceduto da un lunghissimo lavoro discorsivo, ma che poi appunto non... E a questo punto l'Eros, certo, diciamo, l'Eros in questo caso, diciamo, ha un valore più propulsivo che non di costituzione del rapporto del soggetto con l'entità ultima a cui si arriva. Nel senso che questa visione, no, che poi appunto ha favorito interpretazioni in senso mistico oppure in senso estatico, e effettivamente è il risultato di lunghi, come si dice poi nella settima lettera, no? Di tutto un procedimento
che potremmo chiamare discorsivo oppure dianoetico nei termini della, della Repubblica, e al termine del quale poi emerge questo lampo, e naturalmente questo lampo, questa luce non è qualcosa che si possa comunicare, quindi non essendo oggetto di un logos non è neanche qualcosa che si può apprendere da altri. Quindi, diciamo, tornando a quell'alternativa, o qualcosa o lo si apprende da sé o lo si apprende da altri, ecco, bisogna vedere anche questo apprendere, se anche questo apprendere, come dire, quando Platone presenta questa alternativa, se questo apprendere fa riferimento a un logos, quindi a uno scambio, come dire, dialogico, di tipo discorsivo, oppure se questo apprendere include anche questo momento finale. Il momento finale sicuramente non si può comunicare ad altri, è qualcosa, diciamo, che è un po' come in questo senso, di nuovo analogo all'iniziazione misterica, perché, diciamo, è un momento irripetibile, è un momento che non è oggetto di comunicazione, quindi non è neanche oggetto di insegnamento. L'eros, come viene descritto nel simposio, è più, diciamo, riguarda più la fase costruttiva e la fase propulsiva. Se vogliamo vedere l'eros all'opera ancora nel momento finale, si potrebbe vedere nel senso della, come dire, assimilazione all'oggetto che viene, diciamo, intuito e in qualche modo posseduto, e però appunto è un'assimilazione che non so quanto ancora abbia più di erotico, perché l'eros è strutturalmente carenza e desiderio, quindi a quel punto diventa, ma questo forse lo potremo vedere meglio domani, diventa il desiderio di mantenere ciò che si è raggiunto e di trasmetterlo ad altri, dove però appunto di nuovo rientriamo in un procedimento di tipo discorsivo, che però è differente dalla prima fase discorsiva, così come nella Repubblica l'ascesa è la parte discorsivo dianoetica dell'ascesa è differente da quel poi andare nei termini della Repubblica, no, affrontare ogni elencos, e quindi, diciamo, di nuovo spostarsi nella dimensione dialogica, dianoetica, che però, insomma, fa seguito alla visione finale di quella ascesa. Credo appunto che poi Platone fosse interessato all'eros soprattutto per quello che riguarda l'aspetto propulsivo. Poi naturalmente l'eros diventa il desiderio della trasmissione in altre anime, e lì appunto, come dire, siamo in una dimensione erotica leggermente differente da quella precedente. Questo forse appunto quello che lei ha posto è il tema più difficile in assoluto, insomma, che potrebbe poi anche riassumersi nella domanda, cioè l'eros è veramente necessario per Platone, per l'ascesa all'idea suprema? È veramente necessario oppure è soltanto qualcosa che coopera e che in fondo poi non... Certamente, insomma, quindi l'aspetto propulsivo legato alla visione della bellezza nel mondo, io credo sia qualcosa appunto che poi investe tutti, quindi sia un momento necessario. Ecco, quanto di questo aspetto propulsivo rimanga nel momento in cui si arriva al telos, qualunque cosa poi significhi questo arrivare al telos, e diciamo quali che siano i limiti e le possibilità della conoscenza umana, questo rimane, insomma, tutto un po' da determinare.
Allora, volevo chiedere una cosa riguardo alla lettura congiunta del simposio con il Fedro. Personalmente penso che lì si possa comprendere pienamente soltanto se li si legge insieme e li si considera come un unicum, non soltanto riguardo all'argomento ma anche per la struttura. E penso, diciamo, che se lo si fa, per esempio, si potrebbe dare anche una maggiore importanza alla domanda del ragazzo precedente sul dialogo, riguardante il dialogo. Perché il discorso condotto con arte retorica, diciamo, di cui si parla nel Fedro, quindi ci dice che si parte da un argomento e spostando con arte, che deve essere indefinito, come viene definito l'eros, lo si sposta gradualmente tramite passaggi condotti con somiglianza al punto opposto. E questa mi sembra, diciamo, che sia proprio la struttura del simposio. Si inizia da Fedro, che parla dell'amore come di un dio addirittura originale, cioè quindi che increato, che è proprio all'origine del tutto, e si arriva gradualmente a definirlo invece come un demone brutto, scalzo. Quindi si parte da un estremo e si arriva sostanzialmente all'opposto. Se questo sia un crescendo, come, diciamo, ecco, pensa lei, che considera le argomentazioni di Fedro ingenue, diciamo sia una continua degradazione, come penso io, che considero che sia ingenuo lei a considerare le argomentazioni di Fedro ingenue, e lo dico anche in virtù della rivelazione cristiana, prima lettera di Giovanni: Dio è amore, chi ama ha conosciuto Dio, chi non ama non conosce Dio. È un'altra questione, diciamo, sui contenuti, sulla quale non le chiedo di entrare, però riguardo la struttura, che è il tema di oggi, penso che sia sostanzialmente innegabile, almeno ai miei occhi, ecco, affermare che nel simposio c'è la prova provata, diciamo, del dialogo scritto con arte, di cui si parlerà nel dialogo successivo nel Fedro. Non ho capito una cosa, però, perché quello che dice lei inizialmente mi pare accettabile, cioè nel Fedro si descrive, insomma, questa tecnica che poi Platone applica anche nella Repubblica per certi versi, cioè di portare l'interlocutore da una tesi al suo opposto, no? È questo a cui lei faceva riferimento. E quindi non capisco più in che senso, diciamo, la progressione tra il discorso di Fedro e, diciamo, quello finale. Cioè, se appunto questo è un portare discorso allora, opposto, allora quello di Fedro. I vari interlocutori, sì, per somiglianze, visto che l'argomento è indefinito, spostano sempre gradualmente l'argomento iniziale, sì, Eros come divinità originaria, al quello che a me sembra. Allora, cioè, questo, perché allora lei dice che. E io credo che sia una degradazione, non è un'elevazione, no? Una degradazione del. Comunque si. Ma adesso. Ma vorrebbe dire quindi che allora l'esito finale, cioè il discorso di Diotima, sarebbe il culmine della degradazione? Questo che non capisco bene. Riguardo il contenuto, per me sì. Ma. Appunto, non volendo entrare nei contenuti, che credo sia l'argomento di domani, e rimanendo nella struttura, appunto nel simposio si mette in pratica, a livello di struttura, di composizione, quanto viene descritto come arte narrativa del retore nel Fedro. Ma questo, ripeto, potrei essere d'accordo, però allora nel senso di una progressione da ciò che inizialmente è ritenuto vero ma che in realtà è sbagliato,
fino, diciamo, alla rivelazione di Otima. Quindi questo non capisco. Quindi se si va da un opposto a un altro opposto, esatto. Però il procedimento che descrive Platone nel Fedro e nella Repubblica è un procedimento che porta, diciamo, da una situazione in cui l'interlocutore è in una condizione di errore, di falsità, verso una condizione di verità. Se no, diciamo, dovremmo ammettere che allora il discorso, lei dice per me sì, ma per Platone? Cioè, come possiamo pensare che il vertice del simposio sia l'esemplificazione del portare da un opposto all'altro se il discorso di Fedro non è il più ingenuo? Questo non riesco a capire. Allora, ma perché si può andare anche dal vero al falso. Ma cioè, quindi l'opposto presenterebbe il discorso finale come il falso? Questo non, forse non ho capito bene perché. Allora, quali siano le intenzioni di Platone, se lui la pensa come lei, se Platone la pensi come lei, quindi che il discorso di Socrate, di Otima, sia la sua verità, è probabile, ma appunto io non considero il simposio Bibbia, e quindi credo che sia lecito anche considerarlo sbagliato. Io faccio lo storico, non giudico il. Nemmeno io. Scusate, se posso, magari dei contenuti ne parliamo domani e riprendiamo anche la questione, però quello che diceva il professore, che mi sento di sottolineare, è che qui il punto non è se siamo o no d'accordo con Platone, con quello che dice. Sì, no, ma infatti riguardo la struttura, che si procede da un punto A a un punto meno A prescindere dal fatto che sia dalla verità al falso o dal falso alla verità. A prescindere da questo, la struttura va da un punto al suo estremo, così come nel Fedro si parla del discorso condotto con arte retorica, che va da un punto al suo estremo, passando per passaggi progressivi. Va benissimo. Ok. Grazie. Professore, le chiedo io un'ultima cosa, visto che non è neanche prestissimo. Volevo tornare un attimo ad Alcibiade, anche dopo l'intervento che è stato fatto prima, perché credo che, io non sono d'accordissimo con quello che diceva, però secondo me coglie un punto, cioè che la complessità del personaggio di Alcibiade in generale nei dialoghi di Platone, ma in particolare nel simposio, emergere a più elementi. Questa complessità, secondo me, sta tanto nel momento in cui Platone lo fa entrare in scena all'interno del simposio, perché Alcibiade, ricordo, sono andata a ricontrollare perché non ero certa, è uno dei tre personaggi che viene menzionato a partire dalla cornice. Viene menzionato la sinusia di Socrate, Agatone e Alcibiade. Gli altri, come dire, la prima cornice non ce li presenta, ecco, questo è il dato. Poi chiaramente la prima cornice parla al lettore all'interno del simposio, quindi all'interno della struttura drammatica, i diversi livelli diegetici si mischiano un po', nel senso quello che Platone fa dire ai personaggi, quello che Platone fa dire ai personaggi perché arrivi al lettore in una maniera, anche ambigua talvolta, no? Quello che dicevamo prima, e c'è poi il piano di come Platone presenta i personaggi. Quindi sono questi tre livelli che si mischiano. Alcibiade è presentato nella prima cornice, insieme soltanto a Socrate e insieme ad Agatone. È presentato nella prima cornice, nonostante nel contesto, quindi nella struttura, diciamo, interna del simposio, nessuno dei personaggi sappia che Alcibiade realmente c'è, fino a che non entra in scena. Entra in scena dopo il discorso di Socrate e di Otima e arriva fino di fatto alla conclusione del simposio, che io in qualche modo legherei anche ad Alcibiade, cioè il discorso su migliore tragediografo, migliore commediografo,
deve essere un'unica persona, questo chi è? Questo è Platone, la dico in termini molto banalizzanti, anche se la questione è estremamente più complessa, secondo me sta tanto anche nell'ingresso di Alcibiade. Quindi, come dire, cercare di capire in maniera più, più complessa la complessità, mi scusi il gioco di parole, di Alcibiade, dell'ingresso e anche del discorso. Non sono d'accordo con quello che diceva prima, perché, come diceva prima il, appunto, il ragazzo, perché non la ridurrei a un fatto di irrazionalità o razionalità dell'amore o esperienzialità o non esperienzialità dell'eros. La ridurrei piuttosto, cioè proverei a capirlo, sicuramente quello c'è all'interno del discorso, c'è all'interno della descrizione di Socrate, c'è anche però il luogo, il momento in cui Alcibiade entra in scena, che secondo me fa del personaggio un ritratto, come dire, che non è facile considerare, che però prelude inevitabilmente anche alla conclusione. Questo le volevo, era una riflessione che volevo condividere con lei, la ringrazio. Posso fare una postilla a questo? Vabbè, ma guarda, si sente da lì. Si potrebbe pensare ad un parallelismo fra la funzione, tra diciamo così, tra il ruolo che svolge Alcibiade nel Simposio e per esempio quello dell'irruzione di Calligre nel Gorgia? Per cui in qualche modo, e se questo fosse vero, questo se fosse vero ci aiuterebbe a pensare che questi dialoghi non sono la costruzione di qualcosa che piano piano va in maniera più o meno pacifica verso un accrescimento, verso la verità, verso... Platone è molto più complicato di così, perché una volta che ti ha detto, ti ha messo di fronte a qualcosa che sembra essere la verità, si confuta da solo e ti dice: ma poi la pratica, poi i rapporti di forza, poi quello che avviene nella città, come dire, sembra vanificare tutti questi discorsi. Quindi in qualche modo io ho apprezzato l'intervento, perché l'intervento ha in qualche modo messo il punto su un tema che sicuramente tu condividi, diciamo, penso, cioè condividi che ci sia questa complessità. Sì. Sì, professore, Anna Maria, sempre sullo stesso argomento. Sì. Sì. Se posso entrare in dialogo con questi ultimi interventi, e anche io mi trovavo molto d'accordo con quanto era stato detto, e anzi io stessa avevo appuntato delle cose simili, e tuttavia pure quanto dici tu è veramente chiarissimo, quanto adesso spiegava la professoressa Livigni. Io ci trovo comunque un fattore di esperienzialità nel momento in cui vediamo non tanto il comportamento di Alcibiade quanto di Socrate. Le risposte di Socrate sono inusuali per una persona che è appena emersa da un incontro, potremmo dire, misterico. Nel senso che Socrate risponde facendo lo stesso gioco di Alcibiade, provocando anche una gelosia, provocando quello stesso tipo di eros di cui Alcibiade in quel momento si fa portavoce, che non è l'eros, potremmo dire, in questa presumibile teoria che il discorso di Diotima sia quello effettivamente vero, non dovrebbe essere quel tipo di Socrate che ci aspettiamo alla fine del Simposio, eppure è il Socrate che si siede vicino ad Agatone cercando di stimolare anche delle reazioni di Alcibiade, e quindi potremmo chiederci in che senso si comporta in questo modo. È come se l'ascesa verso quel tipo di verità che Diotima espone non significa ascesi, come se non significasse necessariamente un ritornare all'esperienza privi del tutto di quello stesso campo nel quale l'esperienza amorosa deve essere considerata non come possesso ma come deindividualizzazione. Anche lei parlava di questa assenza di individualità e aspirazione invece all'immortalità attraverso i logoi, quindi non ad un'immortalità che avviene mediante la generazione fisica, ma un'immortalità che appunto avviene nelle anime mediante i logoi. E mi ricorda anche il rapporto che si ha con la sofistica. Socrate riesce a battere nello stesso campo la sofistica, cioè nel campo dei discorsi, così come nell'amore non si priva di un rapporto, di un dialogo con Alcibiade, ma utilizza le sue stesse armi, gli stessi strumenti. Quindi torna da questo incontro misterico, diciamo in maniera assolutamente quasi non religiosa, ma potremmo dire ancora più rafforzata sul piano dell'esperienza, pur non cedendo a quel tipo di eros, perché Alcibiade in quel momento rappresenta
la iubris, potremmo dire, sia per quanto concerne l'aspetto del vino, quindi del bere, sia per quanto concerne quella dell'amore come mancanza. La mancanza è il tema che serpeggia in tutto il dialogo, e Alcibiade la manifesta nel desiderio di possedere un'alterità, quindi nella massima individualizzazione. E Socrate, in quanto individuo, però riesce a, paradossalmente, in modo assolutamente ambiguo, a indicare una via di non individualizzazione, però riuscendo a usare gli stessi strumenti. Quella, secondo me, la reintegrazione possibile che si può fare del discorso di Alcibiade. Come reagisce Socrate a questo tipo di eros, che è assolutamente antifilosofico sotto il punto di vista, diciamo, del possesso di un'alterità. Quella potrebbe essere un'idea. Grazie. Grazie a lei. No, volevo giusto dire una cosa. Col microfono, altrimenti a casa non sei. Sì, scusate. No, l'idea era, in effetti, dell'intervento, perché anche rispetto a quanto ha aggiunto lei, no? Cioè, l'idea è che quello che volevo dire nell'intervento di prima è che la tradizione successiva a Platone, e soprattutto la Vulgata sul platonismo e su Platone, spesso ci restituisce un Platone in bloccato in dualismi, in semplificazioni, e spesso questa tradizione forza quella che è un po' la ricchezza di Platone, che, se vogliamo, è la sua anche aporeticità, cioè il fatto che spesso Platone lascia dei sentieri interrotti, e questo poi è la grande eredità, come qualunque grande filosofo. Quello che volevo suggerire non è tanto che vi sia una contrapposizione in Platone tra, per esempio, che so, Alcibiade e il discorso fatto precedentemente sull'amore, quindi come un luogo filosofico razionale, e poi c'è quello di Alcibiade più basso, ma che in realtà tutti questi discorsi, o quantomeno Alcibiade e Diotima, siano in un certo senso discorsi compresenti che pongono problemi filosofici, di cui, mentre la strada, diciamo, della, che domani il professore percorrerà, dell'idea, appunto, del bene, del bello, eccetera, è una strada che percorre filosoficamente Platone, poi ce n'è un'altra, di un discorso sull'amore, che è ugualmente problematico, è ugualmente filosofico, e che non viene percorsa, ma che in un certo senso ha una dignità filosofica, perché in fondo, non per voler mettere in bocca a Platone termini o una modalità, una gestualità filosofica che non è sua, ma quella di Alcibiade è una fenomenologia dell'amore passionale, ante litteram, cioè un discorso sulle passioni, un discorso sull'amore come passione, e diciamo, leggendolo, credo che in un certo senso anticipi, delini, quello che è l'amore furor, l'amore come furore, che sarà il grande problema, la grande difficoltà in ambito morale etico, sia per esempio per lo stoicismo, che poi anche nel pensiero a Roma. Penso all'amore furor virgiliano, cioè tutta una letteratura successiva che questo amore qua lo deve in un certo modo gestire, tenere a bada e pensare in un modo che non possa nuocere. Quindi tutto il discorso che faceva il professore prima sulla natura forte di Alcibiade incontenibile, secondo me è interessante anche e soprattutto come idea di un discorso sull'amore che era tutto da pensare in termini filosofici, in quanto non ancora gestibile, pensabile, che invece nella tradizione successiva, io penso ovviamente a quanto poi dirà Foucault su questo, chiaramente, tutta la riflessione sulla filosofia antica nell'ultimo Foucault, no? Cioè, di gestire questo amore incontenibile, che è un po' il grande problema della filosofia antica successiva anche, e quindi credo che in realtà sia un incontenibile, sia un qualcosa di residuale, di problematico, che però è presente, è in uno statuto di compresenza con gli altri discorsi sull'amore riportati da Platone, quantomeno sul discorso, sull'idea del bene, del bello, che c'è prima, che c'è subito prima. Quindi in un certo senso non vedo, cioè vedo la linearità, la scansione, ma credo che a livello di problematicità sia parimenti
dignitoso, questo era quello che cercavo di suggerire prima, e lo dico perché appunto sentivo prima l'intervento della ragazza qui, e quindi volevo precisare questo aspetto e anche il tuo intervento, insomma, quindi questi erano i punti che volevo semplicemente precisare, grazie. Devo aggiungere qualcosa? No, era quadrati, cioè, no, era solamente, sì, trovavo interessante appunto sì, il parallelo con Callicle e con l'irruzione, perché insomma questa irruzione dà il senso di una forza, come dire, prorompente, insomma, che cosa si fa con questi qui, insomma, con Trasimaco, con i vari Trasimaco, con Callicle, si possono addomesticare, questo è un po' il punto saliente. E, sì, l'altra natura, diciamo, io credo quell'aspetto è ben presente a Platone, però più di tanto, certamente ce lo raffigura, quindi in questo senso ha ragione lei che non c'è poi una tematizzazione filosofica, ce lo raffigura, ce lo presenta, ce lo mette in scena, lo rappresenta drammaticamente, e poi però gli interessa andare oltre. Forse quella appunto di Alcibiade è la caratterizzazione più insieme, diciamo, a quello che si dice sull'eros e il rapporto tra amante e amato anche a livello, diciamo, prefilosofico nel Fedro, nel secondo discorso del Fedro, e forse appunto quella di Alcibiade è la, come dire, la rappresentazione drammatica. Di nuovo qui siamo di fronte al fatto che appunto Platone è grande drammaturgo e filosofo, nel senso che appunto certe realtà te le mette sotto gli occhi e te le raffigura come un poeta, però appunto poi forse non gli interessa tematizzare più di tanto quell'aspetto dell'eros, gli interessa più la sublimazione. Nonostante questo, appunto, proprio in quanto poeta e drammaturgo, ne offre delle rappresentazioni, e Alcibiade forse in questo senso è l'esempio più lampante e più efficace, insomma, di come degli effetti, insomma, che può avere una natura erotica, poi ripeto, erotica di un certo tipo, perché l'eros è un fenomeno complesso, perché come appunto si precisa nel simposio e nel Fedro, distinguendo le varie specie di mania, appunto, generalmente noi riserviamo il termine di amanti e amati a determinate categorie, però in realtà l'eros è qualcosa che pervade un po' tutta l'anima, quindi tutti i desideri umani sono riconducibili all'eros. Anche il desiderio di ricchezze, per certi versi. L'eros tirannico è un esempio che va in questa direzione, cioè i desideri del tiranno, i desideri, diciamo, inconsulti ed estremi, sono una forma di eros, ma tutte le attività umane, in qualche modo, a tutte le attività umane presiede una certa forma di eros, no? E chiaramente Platone però, ecco, la rappresenta più che poi indagarla dal punto di vista fenomenologico, e però, ecco, la fenomenologia dell'eros la troviamo proprio nelle raffigurazioni drammatiche più che nelle speculazioni filosofiche. Sì, direi l'ultima domanda a questo punto. Buonasera. Io volevo porre una domanda per quanto riguarda la figura di Diotima. Lei nel suo intervento ha sottolineato che si tratta di una figura di autorità che Socrate usa in qualche modo per creare una garanzia del discorso che sta proponendo. Questa funzione mi ha un po' ricordato nel Menes, no? La funzione che ha Aspasia. Non ho capito. C'è Fiorinda che sta facendo. Mi sento, c'è stato un problema.
vai, prego. Questa funzione mi ha ricordato un po' anche l'aspasia del Menesse, no? Che per Socrate è maestro di retorica. In quel caso Aspasia è maestro di retorica sia per Pericle che per Socrate, ma la retorica di Pericle è usata in senso demagogico nella propaganda democratica, mentre da parte di Socrate la retorica è usata per il conseguimento della vera conoscenza. Quindi volevo chiedere se si potesse tracciare un parallelismo in questo senso tra l'Aspasia del Menestone, la diotima del Simposio, e le loro funzioni, ecco, in questi due dialoghi. Allora, in comune direi che Aspasia e diotima appunto possono avere il fatto di essere intanto donna. Questo è significativo perché Platone, come sappiamo, ammette anche le donne, le donne filosofo, storicamente appunto Assiotea, l'Astenia sono appunto donne ammesse all'Accademia, argomenta più volte insomma che la possibilità che ci siano donne filosofo e che facciano anche parte della classe dirigente nella Repubblica, nelle leggi. Ugualmente insomma proclama l'importanza e la necessità insomma che entrambi i sessi siano valorizzati a tutti i livelli, insomma, sino a partire dalla guerra fino appunto alla filosofia e alla direzione dello Stato. Questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto, diciamo, questo forse un po' meno. Diotima è un'autorità anche perché viene da fuori, no? Come diceva una di quelle le famose leggi di Murphy, l'esperto è uno che viene da fuori. Insomma, quando c'è qualcuno quando abbiamo bisogno di qualcuno che sappia davvero come stanno le cose, bisogna chiamare uno da fuori. In casa non c'è mai l'esperto. E quindi lo straniero di Elea, l'ateniese che a Creta è uno straniero, quindi per il dialogo però l'Ateniese delle leggi è ambientato a Creta, quindi anche questo, insomma, il venire da fuori, la sacerdotessa di Mantinea è qualche cos'altro. Naturalmente poi però è la figura ieratica della sacerdotessa. Qui, diciamo, in certo senso si ferma il paragone con Aspasia, perché poi, come giustamente ricordava lei, insomma, Aspasia è maestra anche di Pericle, e vabbè, poi l'atteggiamento di Platone nei confronti della retorica periclea anche qui è difficile da decifrare in maniera univoca, però appunto, come dire, Aspasia è una figura, se vogliamo, ancora umana, no? Totalmente umana, mentre insomma Diotima è qualcosa che forse si situa a un livello superiore, è comunque una sacerdotessa del Dio, quindi ha, come dire, un'autorevolezza e un'autorità superiore a quella che può essere la figura di Aspasia, cui pure insomma nel Menesseno tutto sommato c'è una valutazione positiva di questa figura, che appunto anche storicamente insomma dovette essere una figura di grande carisma, di grande personalità. Grazie professore, direi che ci fermiamo qui. Ringraziamo ancora il professor Centrone per la bella lezione e noi ci rivediamo domani alle 16 con la seconda parte, temi filosofici, l'eros e il bello. Grazie anche al dibattito. Grazie a voi.